Allora, possiamo iniziare. Buonasera a tutti. Inizio con l'appello partendo non nel solito ordine che abbiamo in aula, ma in base a come vi vedo nell'elenco che io ho a destra, anche con gli assessori, quindi facciamo tutti insieme sia assessori che consiglieri. Allora, possiamo iniziare. Buonasera. Massera. Buonasera. Presente. Zoia. Ci sono. Gianmarco. Gianmarco. Si attiva l'audio. Ci sei? Dell'erba. Avendo disattivato tutto, Attiva tutto, vado. attiva tutto. Presente. Terra, perfetto. Mazza. Presente. Maspes. Presente. Magri. Presente. Parolo. Presente. Della Cagnoletta. Presente. Mariconda. Presente. Rebai. Presente. Canobi. Presente. Testini. Presente. Beraldo. Presente. Motta. Presente. Tarabini. Presente. Munarini. Presente. Rossati. Presente. Grillo della Berta. Presente. Pratta. Presente. Rotelli. Biasio. Presente. Iannotti. Iannotti. Presente. Massimilla. Presente. Ciao Vale, ci vediamo lunedì. Schiuri dentro. Grazie. C'è qualche disturbo in linea? Palotti. Palotti. Presente. Benini. Benini. Mamma mia. Proviamo ad andare avanti per vedere recuperata. Volpatti. Presente. Songini. Anche comparsa Benini. Presente. Rota. Cattaneo. Presente. Del Marco. Marco. Presente. Del Curto. Presente. Sindaco Scarabellini.
Presente. Angelinis. Presente. Baristo. C'è. Baristo, l'ho visto. Presente. Zambon. Presente. Torno da Benini, se ci sente, perché vedo che è in video. Tornata. Sì, sono presente. Perfetto. Piasini. E Piasini che è presente. Di Zinno, me la sono persa io o no? Io ho perso, forse, saltato. Di Zinno che è entrata mentre stavo facendo l'elenco, che vedo in video. Presente. Okay. Perfetto. Ok, io ho 29. Siamo 29 presenti, sono assenti che hanno mandato giustificativi d'assenza Bugiatti, Lainati, Bettinelli e Bianchini che arriveranno un po' più tardi. Quindi possiamo iniziare. Volevo comunicare che è arrivata la sottoscrizione delle mozioni la 2 e la 3 del gruppo Partito Democratico Giulio Sindaco da parte del consigliere Vizzini e Bettinelli e anche delle interpellanze. Quindi facciamo mettere a verbale che c'è questa sottoscrizione da parte di tutti. Questo è sito da mangiare? C'è detto con biscotto di quelli che si può. Vediamo chi è rimasto con l'audio attivo. Posso? Avevo sottoscritto anch'io le mozioni e le interpellanze. Avevo mandato una mail del curto. Sì, è vero. Sì, allora dovrebbe... Era arrivata, ma queste erano arrivate ieri, non comunicate. Quindi il furto ha firmato sia le mozioni che le interpellanze. Se ci sono magari altri consiglieri che non l'hanno mandata o non l'hanno mandata, possiamo poi iniziare. Io non ho altre comunicazioni, lascio la parola al sindaco. Gli assenti? Le giustificazioni? Sono perso. Al sindaco per le sue comunicazioni. Grazie Presidente, ci tenevo ad aggiornarvi sui dati dei contagi della città di Sondrio. Sono dati che ho estrapolato ieri sera perché questa sera non li ho ancora visti, li vedrò più tardi. Ieri sera avevamo nella città di Sondrio 53 casi positivi, un numero considerevole anche rapportato a quello che abbiamo visto nel periodo di febbraio-marzo. Il dato che mi sembra confortante all'interno di questo quadro non confortante è che di questi 53 casi solo 3 sono ricoverati in ospedale, tutti gli altri sono isolati a domicilio. Riguardo invece ai contatti, i contatti a ieri sera erano 103, 103 dei quali 55 contatti stretti di caso scolastico. Questi sono numeri importanti che richiedono tra l'altro un tracciamento e tutto quello che voi immaginate, non ultimo il fatto che il comune chiama tutte queste persone o almeno il nucleo familiare, perché alcuni di questi casi e di questi contatti fanno parte dello stesso nucleo familiare, questi vengono chiamati per così, anche solo per manifestare una vicinanza e anche per chiedere se hanno bisogno di qualcosa tutti i giorni. Quindi noi scarichiamo i dati dal portale intorno alle 19 e io invio l'elenco sia al comandante per le verifiche che dobbiamo fare e anche per le verifiche sui contatti che stiano, diciamo, al loro domicilio, e all'assessore Rossati che poi fa materialmente tutte le telefonate. Quindi la situazione della città di Sondrio è, diciamo, positiva rispetto ad altre realtà, perché l'incidenza per popolazione di questi casi è molto bassa, quindi i cittadini di Sondrio sono rispettosi delle regole del distanziamento.
però comunque vedete che i numeri sono molto alti e quindi la preoccupazione è grande, sta salendo, ma ormai i dati dei contagi a livello provinciale, regionale e a livello italiano li conoscete tutti e sono alquanto preoccupanti. Lunedì pomeriggio alle ore 15 è stata fissata un'altra videoconferenza con il presidente della regione Fontana e gli assessori della partita regionali e i sindaci dei capoluoghi del Lombardi per un aggiornamento sui dati che via via verranno forniti. Si vedrà se le iniziative poste in essere negli ultimi giorni in qualche modo hanno iniziato a produrre degli effetti e se questi effetti sono significativi. La preoccupazione è grande, non ci aspettiamo dei miglioramenti nel breve periodo. Ci sono dei microfoni aperti. Qualcuno ha il microfono aperto che rimbomba. Niente. Quindi non ci aspettiamo dei miglioramenti nel breve periodo, ce li speriamo nel giro di una decina di giorni, però ecco, come avete visto, siamo in condizioni preoccupanti a livello italiano, a livello regionale. Anche sulla regione, le aree che sono state interessate veramente in modo importante sono quella di Milano, di Monza e di Varese in prima battuta, con numeri decisamente più alti del marzo scorso. Però poi negli ultimi giorni questa nuova ondata si è distribuita su tutta la regione. E anche per questo che quando si ragiona tra sindaci e con il presidente della provincia, in realtà si conviene che i provvedimenti da prendere all'interno della regione Lombardia probabilmente dovranno essere comuni a tutta la regione, anche perché c'è una migrazione costante tra le varie zone, quindi tra Milano e le aree limitrofe. Si è visto molto bene nella mappa dei contagi che i focolai di Milano e di Monza poi si sono via via distribuiti sulle province vicine con un numero di casi molto elevato quanto più si era vicini all'epicentro, chiamiamolo così, di Milano. Quindi adesso la situazione è preoccupante. Io vedo come segno positivo quello che dicevo all'inizio, che per fortuna molti di questi casi, la grande maggior parte, sono in isolamento a domicilio, quindi non sono gravi. Però comprendiamo tutti che quando i numeri si fanno alti, anche se la percentuale di persone che hanno bisogno di ricovero è bassa, nei numeri assoluti i problemi poi sugli ospedali nascono. Quindi abbiamo riattivato un po' tutte le procedure che avevamo già sperimentato e affinato a marzo. C'è un coordinamento a parte comunale ma anche provinciale, abbiamo un rapporto costante quotidiano con i dirigenti di ATS e ASST e quindi niente, siamo preparati, cerchiamo di affrontare l'emergenza al meglio. È chiaro che i nostri cittadini dovranno fare la loro parte, ma come dicevo all'inizio, la città di Sondrio registra dei dati molto più tranquillizzanti di altre zone, quindi vuol dire che l'attenzione dei nostri cittadini è alta su questa tematica. Notiamo che l'epicentro dei contagi è indubbiamente la scuola, non tanto l'interno della scuola probabilmente, dove ci sono procedure molto rigide e rispettate da tutti, ma l'esterno della scuola e il percorso tra casa e scuola. Questo ormai è un dato assodato, lo si leggeva anche stamattina su Sole 24 Ore, che ha fatto un articolo parlando proprio di questo. Comunque, ecco, siamo operativi. Io ringrazio anche voi consiglieri per l'apporto che
state dando e che darete, anche solo per sensibilizzare tutti i nostri cittadini al rispetto delle regole nell'interesse generale comune nostro. Quindi speriamo che la situazione migliori. Comunque vedremo anche cosa Regione Lombardia e in particolare il governo deciderà di fare, e noi ci adegueremo, ci adopereremo per rispettare, come al solito, in modo pressante tutte le regole. Ecco, ci tenevo a darvi queste informazioni. Grazie. Grazie Sindaco. Quindi possiamo passare al punto 2. È stato inoltrato a tutti i consiglieri l'emendamento che è arrivato a Fulvio Mas, Rebai, Paolo, Rota, Motta e Carabini su questa mozione. Io darei la parola al proponente della mozione, in modo che possa almeno illustrare la proposta di mozione che ha presentato, e poi facciamo invece una discussione, il voto di ammissibilità dell'emendamento, la discussione, quindi un voto a favore o uno contrario sull'emendamento, e poi ritorniamo alla discussione generale della mozione eventualmente modificata oppure no. Quindi lascio la parola al consigliere Iannotti per la presentazione della mozione così come è stata presentata. Prego. Sì, grazie Presidente. L'emergenza sanitaria di questi mesi legata al Covid-19 ha messo a dura prova la sanità del territorio, sia a livello provinciale che in tutta la Lombardia. Con questa mozione abbiamo voluto un po' concentrare l'attenzione sull'RSA, che insieme ad altri tipi di strutture residenziali erano e sono tuttora in questa seconda fase in prima linea, affrontando quotidianamente molti problemi legati proprio a questa pandemia. Nell'RSA ci sono, sappiamo tutto, soprattutto anziani non autosufficienti, soggetti che sono molto fragili, che più di altri hanno pagato a caro prezzo questa pandemia. L'RSA, le conseguenze di questa pandemia. L'RSA in questi mesi si sono organizzate per mettere in sicurezza gli ospiti, mettendo in atto una serie di misure di prevenzione, seguendo le prescrizioni normative, utilizzando i DPI necessari, garantendo l'assistenza sanitaria ai soggetti che non venivano presi in carico dagli ospedali, effettuando anche interventi strutturali che servivano per distanziare maggiormente gli ospiti e regolamentando l'accesso per limitare il più possibile l'esposizione degli ospiti con soggetti esterni. Tutti interventi che hanno avuto un costo e anche un impatto economico sui loro bilanci. La conseguenza è stata anche quella che se prima della pandemia si faceva fatica a inserire un anziano in un RSA a livello provinciale, ora rimangono liberi molti posti, tra cui il 10% dei posti imposti obbligatoriamente dalla regione perché devono essere proprio liberi, il che significa meno entrate da parte dell'RSA sia sotto forma di dirette che sotto forma di contributo regionale per i posti accreditati. Questa situazione sta mettendo in ginocchio l'RSA da un punto di vista economico, perché non riescono ovviamente a far fronte alle spese fisse, soprattutto di personale, e nello stesso tempo a garantire i servizi. Si calcola che in tutta la Lombardia quest'anno le RSA chiuderanno con un deficit di bilancio di circa 200 milioni di euro, quindi se non si riesce a trovare una soluzione verranno compromessi molti posti di lavoro degli operatori sanitari, e c'è anche un forte rischio che questo deficit venga fatto pagare agli utenti con l'aumento delle rette che sono già alte, e che sarebbe veramente assurdo anche alla luce del fatto che questi maggiori costi sono di natura sanitaria, anche se di prevenzione, che non possono essere fatti ricadere sugli utenti. Negli ospedali normalmente i maggiori costi che si devono sostenere per affrontare questa pandemia non sono giustamente a carico degli utenti, ma di chi si deve fare carico, e quindi la Regione Lombardia, che ricordo, come tutte le regioni, ha in carico il tema della sanità, lo dice anche il titolo quinto della Costituzione. Oltre al problema economico, esiste anche un altro problema, che è quello di fare in modo che si limitino
al minimo le possibilità di contagio all'interno di queste strutture. Quindi con questa mozione noi, stesa anche volutamente per non creare contrapposizione politica, per chiedere un'unanimità, chiediamo al sindaco Giunta di attivarsi presso la Regione Lombardia per far sì che la Regione riveda i budget destinati all'RSA e alle altre unità d'offerta della rete sociosanitaria, considerando appunto i maggiori costi che le strutture devono sostenere nell'accesso e la gestione degli ospiti. Inoltre, chiediamo anche di introdurre l'obbligatorietà dei tamponi per il personale sanitario dell'RSA. Non è che oggi il tampone non venga effettuato al personale dell'RSA, viene effettuato, viene prescritto dal medico competente di ogni struttura, ma quello che chiediamo è che la Regione lo renda obbligatorio per legge, con uno screening continuo, magari anche coordinato, da valutare, insomma, coordinato anche dall'ATS, dalle ATS territoriali, che hanno così una visione generale del problema, al fine di prevenire nuovi possibili focolai all'interno delle strutture con ospiti particolarmente esposti. Grazie. Grazie consigliere Iannotti. Io intanto farei illustrare l'emendamento, non so se lo fa il primo firmatario o qualcun altro, e penso che sia un intervento a favore. Ma presidente, sono Rebai. Sì, prego. Se non votiamo prima l'ammissibilità, sono pronto. Allora, facciamo un'illustrazione, così diamo tempo agli altri di capire anche l'illustrazione. Poi votiamo l'ammissibilità, poi se c'è un voto contrario, cioè se c'è un intervento contrario all'emendamento, almeno magari diamo qualche elemento in più anche per la valutazione dell'ammissibilità, ma diamo tempo anche dopo per la votazione o gli interventi in modo contrario. Era proprio l'illustrazione, lo tengo come intervento a sostegno dell'emendamento, ma anche illustrativo, visto che è anche abbastanza corposo. Prego. Grazie Presidente. Mi sentite bene? Ok, perfetto. Sì, prego. Innanzitutto mi sia permesso di ringraziare il consigliere Iannotti per aver portato all'attenzione di questo Consiglio Comunale un tema molto caro a tutti noi, un tema che è stato affrontato con grande passione, e qui colgo anche l'occasione per poter ringraziare l'assessore Rossatti durante il periodo di pandemia, ma anche dopo la riapertura del post-lockdown. Da questa amministrazione è un tema che è stato molto preso a cuore. Un ringraziamento ancora al consigliere Iannotti e per, come ha detto sia in sede di conferenza capigruppo, ma come anche poco fa citato, lo spirito col quale è stato posta questa col quale è stata posta questa mozione, ovvero quella di ottenere un risultato, una collaborazione, di portare un messaggio forte fuori da questo Consiglio Comunale. Con questo stesso spirito che noi proponiamo questo emendamento, che apporta delle precisazioni a quello che è stato scritto originariamente all'interno della mozione e introduce due fatti secondo noi molto importanti. Il primo è quella della lettera inviata al Presidente Fontana da parte del nostro Sindaco, che in qualità di Presidente della Conferenza dei Sindaci, nella quale viene allegata una mozione che è stata votata all'unanimità dalla Conferenza, che prevedeva proprio un intervento di Regione Lombardia a favore delle RSA, non solo del nostro sistema, ma di tutto il sistema lombardo, e un'attenzione a quello che è il sistema di screening sia degli ospiti delle RSA, ma anche del personale che lavora all'interno dell'RSA. Un secondo fatto è quello che è la risposta di Regione Lombardia attraverso l'assessore Gallera, il quale conferma l'impegno della Regione, soprattutto citando la DGR 3131 del 12.05, con la quale
viene meglio specificata questo piano di screening da parte di Regione Lombardia del personale e degli ospiti che frequentano le RSA. Altro tema, quello dei budget, come citava prima il consigliere Iannotti, è stato affrontato dall'assessore Gallera, citando che questo tema è all'attenzione sia di Regione Lombardia, e il tema è stato portato anche sul tavolo del Ministero della Salute. Noi riteniamo che questa mozione abbia una missione, ovvero quella di rafforzare Regione Lombardia nelle trattative con lo Stato per ottenere quelle che sono le risorse necessarie per affrontare questa emergenza. Sappiamo, voci di stampa, ma anche confermate da quelle che sono diciamo, le voci che arrivano da Regione, quello che la Regione prossimamente approverà un piano di intervento e di sostegno alle nostre RSA, quindi la Regione Lombardia sta facendo il proprio, quindi cerchiamo di tutti insieme non solo di aiutare la Regione sul tavolo col Ministero, ma di fare tutto quello che è in nostro potere per aiutare le RSA, che ovviamente sono, come diceva giustamente il consigliere Iannotti, il punto forse più fragile di tutta l'ecosistema sanitario, perché appunto ospitano soggetti che sono molto fragili. Quindi lo scopo di questo emendamento è appunto quello di rafforzare ancora di più il ruolo di Regione Lombardia e cercare di arrivare tutti insieme al risultato, ovvero quello di far sì che le nostre RSA possano affrontare i mesi che verranno, che come ci ha detto prima il sindaco non saranno facili sia da un punto di vista sanitario ma anche da un punto di vista economico, e quindi questo è l'obiettivo di questo emendamento. Grazie. Grazie consigliere. Io a questo punto voterei l'ammissibilità dell'emendamento e non faccio l'elenco, ma se c'è qualcuno che vuole intervenire sull'ammissibilità oppure ritengo la votazione favorevole da parte di tutti. Quindi non c'è nessun intervento, l'emendamento è ammesso. Quindi adesso un po' di tempo l'ho lasciato, se c'è un intervento contrario all'emendamento chiedo al consigliere. Scusi Presidente, prego, consigliere. Posso intervenire? Non so se è contro o meno, volevo fare una riflessione legata a questo emendamento. Noi abbiamo presentato questa mozione per arrivare a sensibilizzare la Regione, insomma tutti gli attori deputati a risolvere questo problema, quindi nei ragionamenti terrò sempre ferma questa cosa, che è quella che mi interessa di più, al di là delle contrapposizioni. Però negli emendamenti che sono stati presentati dal consigliere Bai, secondo me nelle premesse, le due premesse sono assolutamente un arricchimento della mozione. Non capisco sinceramente, ma credetemi, proprio non capisco, non perché voglio scaricare responsabilità sul Ministero o sul Governo, che cosa c'entri l'interlocuzione con il Ministero della Salute su una questione di questo tipo, perché noi stiamo parlando di un tema mirato, non stiamo parlando delle risorse della sanità in generale. Stiamo parlando di un tema mirato, quindi o ragioniamo in un contesto in cui si prepara una mozione dove si dice che la Regione deve gestire in virtù del diritto della Costituzione la sanità e che la Regione Lombardia non ha le risorse necessarie per gestirla alla luce anche della pandemia, e allora voglio dire è un ragionamento chiaro. Però in questo contesto qui non è che c'è da sensibilizzare la Regione Lombardia affinché riveda i budget, che è deputata, cioè lo dice una norma, lo dice la Costituzione, non è che lo dice Michele Iannotti. Quindi oggettivamente, ma guardate, non ne faccio
cioè ne faccio anche un po' una questione di principio, perché poi però mi pare che si voglia, pur riconoscendone, consigliere Bai, la volontà anche sua di arrivare all'obiettivo, però si voglia quasi come utilizzare questa cosa per dire, cioè chiediamo la regione, noi la regione chiede allo Stato, cioè non si capisce. Siccome poi questa mozione va mandata anche agli altri comuni, secondo me è anche un po' abbastanza confusa, a parte che non capisco il passaggio, però forse non leggo male io il punto B del deliberato, dell'eventuale deliberato, come alla fine va a finire sulla questione dei tamponi, perché mi pare che manchi un passaggio, magari, ecco, o leggo male io, però io sinceramente non riesco a capirlo, perché è stato cancellato l'invito alla regione a farsi carico delle spese, vabbè, quello, però poi si richiama indicazione di DGR 31, che io sinceramente non li conosco a memoria, non so cosa ci voglia, cosa siano, insomma, andrebbero anche un po' spiegate. E quello, cioè io so che ci sono probabilmente dei problemi, probabilmente la regione ha anche la volontà di rivedere i budget, anzi da quello che mi risulta c'è questa volontà. So che ci sono dei problemi legati alla legittimità degli atti, no? Nell'assegnare, nel riconoscere diciamo un budget vuoto per pieno, come si suol dire, quindi riconoscendo anche all'RSA diciamo i posti letti accreditati che non sono stati utilizzati, tanto per chiarire l'aspetto. Però questo è una cosa. Non mi risulta che ci siano interlocuzioni con il Ministero legate alla revisione dei budget dell'RSA, capito? Cioè è quello. Io chiedo anche al Sindaco, ma sperando che mi risponda, se al tavolo della conferenza dei sindaci, a me ha fatto piacere, non sapevo che c'era questo documento che era stato approvato all'interno della presenza della conferenza dei sindaci. Secondo me è un arricchimento, ha fatto piacere, però anche in quel documento non credo che ci sia un richiamo al Ministero, ma non perché io voglio togliere responsabilità al governo o meno, ma perché sennò si toglie anche un po' il senso a quello che è la mozione, perché esce il messaggio che dobbiamo aiutare l'RSA, va bene, però dando anche delle indicazioni giuste, perché mandando questo documento anche agli altri comuni, secondo me si capisce poco. Ecco, andrebbe un pochino spiegata. Io la vedo un po' così, ma non perché sia contro, pregiudizialmente contro, perché se sono convinto che facendo pressione sul Ministero si riesce a ottenere, raggiungere l'obiettivo, ma personalmente non ho nessun problema, anche se appartengo come partito, come appartenenza politica, a quelli che momentaneamente sono al governo. Però mi sembra quasi una frasettina che viene buttata lì giusto per dire aiutiamo Regione Lombardia ad attivarsi scaricando responsabilità su altri. Viva Dio, non è così. Quindi chiedo anche al Sindaco, ma veramente, se perché magari ho elementi che mi sfuggono, non lo so, ecco, non è che al di là della questione della legittimità della firma degli atti regionali, e quindi ho anche detto pubblicamente che secondo me la regione credo sia intenzionata anche a rivedere i budget, insomma io più di questo, però non capisco, qualcuno me lo spieghi, cioè mi spieghi un po' cosa c'entra il Ministero in questo contesto. Grazie, lo teniamo come intervento, diciamo, contro l'emendamento, però giusto perché l'emendamento è anche abbastanza articolato e fa riferimento anche ha delle comunicazioni del sindaco con Regione Lombardia, non so se il sindaco, in via eccezionale in questo caso, vista anche la situazione di comunicazione che abbiamo in telematica, se il sindaco o il proponente vogliono dire qualcosa in più sul tema, per chiarire magari qualche aspetto. Poi scusa Presidente, non ho la quando posso fare un intervento? Intervento e discussione generale lo facciamo dopo, questo qui è sull'emendamento. Chiedo, in via eccezionale non ci sarebbe l'intervento aggiuntivo, diciamo, poi eventualmente la discussione la facciamo dopo, se no mi viene fuori dall'emendamento. Non so se le vai o il sindaco vogliono dire qualcosa sul tema. Lascio.
Lascio a Filippo, poi eventualmente anch'io dico due parole a riguardo. Rewind. Io sento malissimo, non ho sentito quello che ha detto il sindaco. No, lascio. Dire Rewind, eventuale integrazione. Ma come, Presidente, se posso, ma Regione Lombardia, da come ha detto anche il consigliere Iannotti e come confermo, sta facendo il suo attraverso degli strumenti che penso verranno approntati nel corso dei prossimi giorni a sostegno. C'è da dire che sì, le regioni hanno in capo la questione sanitaria, ma ricordiamo che comunque ci sono dei budget e questi budget vengono dati anche dal Ministero, quindi cioè, è un problema che non può essere affrontato solamente dalla Regione. Quello che si voleva dire è che come risposto dall'assessore Gallera alla lettera inviata dalla conferenza dei sindaci alla Regione Lombardia è che questo tema è in questo momento affrontato sul tavolo ministeriale. Quindi in questo momento la Regione ci sta mettendo del suo, anche risorse proprie, come giustamente deve essere, ma è un tema talmente importante che deve essere affrontato su più tavoli, e quindi in questo momento il senso di questa modifica era di dire: Regione sta facendo il suo, aiutiamola insieme sul tavolo ministeriale ad ottenere quello che è necessario per mettere in salvaguardia le nostre RSA. Io penso che sia chiaro quello che è stato scritto. Sì, se posso, Presidente, posso intervenire? Prego, Sindaco. Allora, io volevo aggiungere questo. In realtà questa mozione potrebbe risultare anche superata, no? Però abbiamo fatto il ragionamento che citava sia il consigliere Iannotti sia il consigliere Bai, che comunque uscire con questa mozione sia positivo per ribadire questo tema, riportarlo all'attenzione, portarlo ancora all'attenzione di Regione e dei cittadini in ultima analisi. Perché dico potrebbe risultare superata? Perché questo tipo di sensibilizzazione è già partita il 27 di aprile con la mozione condivisa all'unanimità nella conferenza dei sindaci dell'ATS, questa mozione è stata condivisa e poi inviata al presidente Fontana e all'assessore al welfare Gallera. Abbiamo ottenuto una risposta il 17, mi pare, di luglio, no, il 22 di luglio, e però le novità che c'erano anche oggi sulla stampa parlano di che sia pronto un piano per salvare i bilanci dell'RSA. Questo piano dovrebbe andare in approvazione, qualcuno diceva oggi, qualcuno mi dice da fonti regionali lunedì, per quello che può fare Regione Lombardia. Condivido l'osservazione di Annotti, il problema vero poteva essere, ed è ancora probabilmente in parte, quello della legittimità di riconoscere delle somme superiori a quello che è previsto dalla normativa attuale. Questo è il nodo, no? Si troverà il modo di superarlo, ovviamente, perché delle RSA, con le RSA parliamo dall'inizio della pandemia costantemente, abbiamo trovato anche il modo di fornire alle RSA non solo a Sondrio, ma in tutta la provincia, immagino anche in tutta la regione, attrezzature, DPI, un po' di tutto, senza badare tanto spesso alla forma, cioè l'importante era risolvere i problemi, cercare di andare a dare una mano alle RSA, sempre ovviamente con percorsi del tutto legittimi, però ecco, il lavoro fatto sulle RSA e che viene fatto costantemente di affiancamento
c'è ed è lì da, insomma, da vedere. Quindi dicevo, potrebbe risultare la mozione superata perché quindi la stampa ormai ha portato fonti regionali ufficiali che dicono che è pronto il piano per salvare i bilanci dell'RSA. Quindi il problema che aveva colto sicuramente il consigliere Iannotti, che è più preparato sicuramente di me sull'argomento, era di legittimità in prima battuta ad alzare i budget e i rimborsi a fronte di una normativa che formalmente non lo permetterebbe. Quindi io non so in questo momento che strade formali stia seguendo la Regione Lombardia, ma probabilmente hanno trovato il modo. Si parla di aumentare il riconoscimento per ogni singola persona assistita, il riconoscimento all'RSA di un certo numero di euro, e si parla di in totale di, mi pare, 80 milioni di euro di contributi da preservare e più 20 milioni di euro che Regione Lombardia aggiungerebbe in questo momento. Sono fonti della stampa, quindi io non sono fonti che io posso dire ufficiali, però sono sui giornali e io penso che lunedì o più tardi martedì avremo l'ufficialità dei provvedimenti. Quindi il tema di tirare in causa il Ministero era esclusivamente perché comunque per arrivare a dei provvedimenti efficaci, magari anche strutturali, che permettano anche poi nei mesi prossimi, negli anni prossimi, di andare in aiuto alle RSA anche perché possano mantenere queste precauzioni che di fatto, oltre ad avere costi, riducono in qualche parte anche le disponibilità di letti che vanno preservati per eventuali casi da isolare immediatamente. L'interlocuzione col Ministero mi sembra che sia necessaria, quindi io me l'ho confrontato già ad aprile con Regione Lombardia su questo tema, e quindi non è anche qui una volontà di scaricare il barile o di accusare qualcuno, assolutamente. Mi pare che sia un emendamento alla mozione equilibrato, che da un lato aggiorna con delle notizie che avevamo quanto è già stato presentato. Quindi io la vedo così, molto, molto serenamente. A me pare che, nonostante l'attenzione sia altissima sull'RSA, comunque una mozione che esce sia positiva anche per gli stessi operatori dell'RSA, perché io mi sono reso conto in questi mesi, quando ho avuto dei contatti o ho anche inviato dei semplici ringraziamenti a queste strutture, che gli operatori stessi, che erano sotto pressione, così come negli ospedali a dire il vero, hanno apprezzato il fatto che le istituzioni fossero vicine alla loro partita, diciamo. Quindi questo è un po' questa è la precisazione che volevo dare. Io confido che già lunedì dovremmo avere dei provvedimenti ufficiali che diano ristoro almeno temporaneamente, però probabilmente secondo noi serve un intervento più strutturale che, al di là dell'emergenza, permetta poi di reimpostare la gestione di queste RSA tenendo conto di queste emergenze, che non si chiuderanno sicuramente nel breve tempo e potrebbero anche, una volta speriamo eliminate, potrebbero anche ritornare. Quindi questi tipi di attenzione andranno mantenute a lungo, e quindi bisogna tener conto di questo, e l'interlocuzione tra le regioni, che devo dire adesso si muovono con un coordinamento molto serrato attorno alla presidenza di Bonaccini, e il governo, al di là delle appartenenze politiche, secondo me si sta dimostrando positivo, e spero che nelle prossime settimane diventi ancora più positivo. Ecco, volevo dare questi chiarimenti. Grazie. Grazie, Sindaco. Credo che per l'emendamento sia stato esposto sia da una parte che dall'altra. Passerei alla votazione dell'emendamento proposto.
Rifaccio l'appello in base a come vi vedo. Attivate voi l'audio in modo da evitare di dover attivare e disattivare io, magari perdiamo tempo. Quindi chi è a favore dell'emendamento? Zoia? Astenuto. Gianmarco? Favorevole. Bianchini? Favorevole. Maspes? Favorevole. Magri? Favorevole. Parolo? Favorevole. Della Cagnoletta? Favorevole. Di Zinno? Astenuta. Maiconda? Favorevole. Revai? Favorevole. Testini? Favorevole. Beraldo? Beraldo? Bene, ha detto favorevole. Motta? Favorevole. Tarabini? Favorevole. Cotelli? Astenuta. Iannotti? Astenuto. Massimilla? Favorevole. Palotti? Astenuto. Benini? Favorevole. Volpatti? Favorevole. Songini? Astenuta. Rota? Favorevole. Cattaneo? Favorevole. Del Marco? Astenuto. Del Curto? Contrario. Sindaco? Favorevole. Angelinis? Astenuto. Baristo? Favorevole. Zambon? Astenuto. E Piesini favorevole. Quindi l'emendamento proposto è approvato. 20 voti favorevoli. Con 20 voti favorevoli. Uno contrario. Uno contrario. 6 e 9 astenuti. E 9 astenuti. Quindi passiamo alla discussione generale della mozione come è stata emendata. Prima mi sembra avesse chiesto la parola il consigliere Gianmarco. Se conferma l'intervento, gli lascio la parola. Sì, confermo. Grazie Presidente. Niente, volevo aggiungere alle parole del Sindaco, come ha detto prima, che è importante per noi l'interlocuzione col Ministero, perché al di là dei budget che può erogare la Regione Lombardia in supporto all'RSA, abbiamo comunque bisogno di linee guida molto chiare e che tengano conto delle diverse tipologie di RSA. Abbiamo bisogno di DPCM che siano chiari e tempestivi, e quando si parla di tamponi, di sierologici, quando si parla di potenziamento del personale in servizio, perché non tutte le RSA hanno la stessa tipologia di struttura. Per noi sanitari, e comunque penso per tutti, e le RSA comunque costituiscono un supporto molto valido. I pazienti ovviamente che non sono gestibili
e al proprio domicilio in autonomia hanno bisogno di queste strutture. Sono persone non autosufficienti, in genere spesso con patologie croniche, che ovviamente finirebbero per occupare posti ospedalieri destinabili agli acuti o agli ordinari. E quindi appoggio in pieno la mozione con l'emendamento. Grazie. Grazie consigliera. Se ci sono altre richieste, oppure passiamo alla votazione. Presidente. Consigliera Nofri, magari se riusciamo a tornare a prenotare con la manina. Ho prenotato, almeno credo. Non so se... Dopo c'è del porto che ha prenotato. Va bene, consigliera Nofri. No, io volevo dire questo, mi sono astenuto prima sugli emendamenti del consigliere Bai, ho ascoltato anche l'intervento del sindaco che ringrazio, mi sono astenuto perché non sono convinto della interlocuzione con il ministero, ma non per quello che ha detto il sindaco, che condivido, è quello che diceva prima la consigliera Gianmanco. Cioè l'interlocuzione al ministero ci deve essere, però guardate che dentro la mozione si parla di budget, quindi non tutte quelle cose che si chiedevano, cioè è quello proprio un problema che dentro quel contesto c'entra relativamente, andava probabilmente inserito parlando magari di aumento di finanziamenti. Poi sentivo prima consigliere Bai, la regione ha utilizzato fondi, risorse proprie, cioè la regione gestisce la sanità, l'assistenza su fondi che arrivano dallo Stato, quindi non è che sono fondi propri. Però al di là di questo, ecco, questo è un motivo. Poi c'è, invito il segretario a leggere il punto B dell'impegnato integrato con l'emendamento, perché io sinceramente, lo ribadisco, non vorrei che girassero dei documenti di difficile comprensione. Non so cosa, rileggetelo anche voi, però probabilmente ho qualche limite io. Non capisco il collegamento da indicazioni fornite, magari c'è qualcosa che è stato non è stato stralciato, non lo so, ecco, rileggetelo perché secondo me c'è qualcosa che non funziona. Ecco, al di là di questo, io ritengo che sia troppo importante in questa fase le difficoltà che hanno le RSA, quindi al di là dei contenuti, di come esce questo documento, che poi andrà spiegato, perché anche con l'interlocuzione con il Ministero va spiegata, con l'interlocuzione che non c'entra niente col discorso legato ai budget, ma con problemi di altro tipo che sono sorti nella gestione delle RSA, perché non c'è solo un problema, giustamente come diceva la consigliera Gianmanco, non c'è solo un problema di budget, ci sono problemi, anche altri problemi che vanno regolamentati, vanno inseriti in un contesto con una visione che sicuramente non solo regionale ma nazionale, quindi ci deve essere questa interlocuzione, ma l'interlocuzione non credo che c'entri nulla con i budget. Però volete inserirlo, che vi devo dire, avete la maggioranza per inserirlo, fatelo. Io sinceramente noi abbiamo presentato questa mozione per raggiungere quell'obiettivo, e ci tengo, pur non condividendo e non capendo anche che cosa succede ai tamponi, io non so, leggendo questa mozione come andrà poi probabilmente che verrà approvata, io sinceramente non capisco dei tamponi cosa si voglia fare, però al di là di questo ritengo sia importante far uscire un documento, se non all'unanimità, spero che sia all'unanimità, per dare forza a quello che è l'obiettivo primario, che è quello di chiedere più risorse a strutture in questo momento sono veramente al collasso. Qui non c'è solo un problema di carattere economico, c'è anche un problema di gestione di queste strutture. Io conosco parecchi amministratori che per volontariato sono nei consigli di amministrazione di queste strutture, di queste RSA, estremamente preoccupati, stanno facendo veramente un lavoro, non solo loro, ma anche tutto il personale sanitario, veramente encomiabile. Quindi dobbiamo tutti insieme cercare di creare tutte le condizioni che abbiano quantomeno gli strumenti economici per fare tutto il possibile per scongiurare un tipo di contagio all'interno di queste strutture, soprattutto in un momento come questo, in una fase che come quella che purtroppo stiamo affrontando, che forse è ancora più pericolosa e difficile della prima. Quindi voterò comunque a favore di questa mozione, pur non condividendo
quello che ho, una parte dell'emendamento presentato al consigliere Blai. Grazie consigliere, giusto per, siamo confrontati con il segretario, probabilmente anche nella proposta iniziale c'era forse qualcosa, però lo leggo il punto B così proviamo a vedere se gira o eventualmente l'ha sistemato. Per continuare ad effettuare i tamponi per il personale sanitario dell'RSA e delle strutture residenziali sanitarie, io qui metterei una virgola, invece prima c'era un punto, considerato che la legge 77 del 20 articolo 1 ter equipara RSA e consigli ospedalieri e che il rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità con il 19 numero 420 prevede lo screening di tutti gli operatori sociosanitari, come da indicazioni fornite dalle delibere 1.31 e 35.21, che come diceva il consigliere Rebai prima, sono quelle che danno indicazioni di come fare e come pagare i tamponi. Questo mi sembra di aver capito prima. Quindi così con la virgola prima del considerato e la virgola che c'è già dopo sociosanitario forse gira meglio. Chiedo questo se era, se intendeva questo consigliere Iannotti, lo si segna in questo modo, prego. Sì, c'è una logica di comprensione, quantomeno, al di là del contenuto. Ecco, prima non c'era, grazie. Ha chiesto la parola il consigliere Del Curto, prego. Grazie Presidente, soltanto per comunicare che non intendo partecipare al voto. Io penso che questo emendamento abbia stravolto la nostra mozione. In modo particolare critico due punti. Uno, è tolta l'obbligatorietà a effettuare i tamponi, e una delle carenze della Regione Lombardia da sempre in questa pandemia è la incapacità di effettuare delle screening mirate sulle persone e di effettuare i tamponi. La seconda, perché nella seconda riga dell'emendamento viene tolto, dove si parla di la sanità territoriale è stata messa a dura prova in Lombardia, è stato tolto il rilevando molte carenze, che io penso che sia sotto gli occhi di tutti che in questa pandemia la Regione Lombardia, come è amministrata adesso, sia indifendibile. Io penso che dobbiamo rendercene conto tutti e pensare che molto vada cambiato, perché la gestione della sanità in questa emergenza è stata disastrosa e continua ad essere adesso. Grazie. Grazie consigliere, che sto parlando sia con te. Pronto, brevemente, io naturalmente auspico che gli stanziamenti cui faceva riferimento prima il sindaco per sanare, per salvare probabilmente i bilanci delle RSA si traducano in realtà. Tuttavia la versione emendata di questa mozione, che ovviamente nel nucleo fondante condivido perché anch'io vivo come tutti quanti la preoccupazione che i disequilibri di bilancio si traducano in inefficienze, in licenziamenti o rette più gravose per le famiglie. Ma al netto di questo, la versione emendata di questa mozione ha l'effetto, ancora una volta, di elidere l'individuazione delle competenze. Noi stiamo vivendo in questi giorni, in queste settimane, una grande confusione sotto il cielo, cioè si tende a non distinguere più a chi competa che cosa, mentre per fare un po' di ordine anche nelle nostre menti, anche nell'opinione pubblica, sarebbe opportuno comprendere a chi competa che cosa. Ecco, le RSA sono di competenza esclusivamente regionale. Le RSA vengono accreditate dalla Regione Lombardia, vengono gestite attraverso linee guida della Regione Lombardia, che infatti determina i posti a carico, che infatti determina i rimborsi, i criteri di gestione. Altrimenti dobbiamo finire per dire che la competenza esclusiva o l'orgogliosa autonomia di gestione della sanità e anche nel caso di specie dei servizi sociosanitari assistenziali dell'RSA serve solo e vale solo quando si tratta di decidere che nell'RSA devono essere trasferiti i pazienti Covid, invece non vale quando bisogna salvare i bilanci dell'RSA. Ecco. L'autonomia e le competenze hanno anche degli oneri e delle logiche declinazioni. La logica declinazione nel caso di specie è quella che si tengano in equilibrio i bilanci con le risorse disponibili che dovranno essere opportunamente allocate. Poi ben venga se ciò sarà fatto a breve, è l'auspicio di tutti quanti, ma per quanto mi concerne questa mozione così emendata non è votabile in modo positivo, quindi anticipo il mio voto contrario. Grazie.
Vai, vai, ripeti perché era chiuso il microfono. Allora, passiamo alla votazione, se non ci sono altre richieste di intervento, mettiamo a verbale che il consigliere del Curto non vuole partecipare alla votazione, giusto? Ok, quindi passiamo alla votazione per appello. Zoya. Favorevole. Gianmarco. Favorevole. Bianchini. Favorevole. Masques. Favorevole. Magri. Favorevole. Parolo. Favorevole. Della Cagnoletta. Favorevole. Di Zino. Contraria. Mariconda. Favorevole. Prevai. Favorevole. Testini. Favorevole. Meraldo. Lui non si sente. Meraldo. Faccia un cenno. Gli devi fare un cenno. Okay. Il microfono staccato, magari fa il cenno con una mano e se è voto favorevole. Ok. Motta. Favorevole. Tarabini. Favorevole. Potelli. Contraria. Massimilla. Palotti. Contrario. Benini. Favorevole. Volpatti. Favorevole. Songini. Favorevole. Favorevole. Favorevole, ho sentito bene che si è perso col segnale. Sì, favorevole. Certo, Rota. Favorevole. Cattaneo. Favorevole. Del Marco. Favorevole. Del Curto. Ha detto che non partecipava, quindi lo teniamo fuori dall'elenco. Angelinis. Contrario. Sindaco Scaramellini. Favorevole. Maristo. Favorevole. Zambon. Favorevole. Iesini, favorevole. Giannotti, mi sa che non so se ho saltato a... Favorevole. Freudiano. Favorevole. Sì. Ok, perfetto. Quindi la mozione è approvata. 25, 1, 2, 3, 4 e contrari 4. 25 favorevoli e contrari 4. Passiamo alla mozione successiva del consigliere Angelinis. Se posso, Presidente, se posso solo fare un intermezzo volante per darvi i dati dell'ATS della montagna di oggi molto velocemente, anche se mi immagino sia il rituale, ma penso possa essere di interesse a tutti. Sono arrivati i dati che riguardano tutta l'ATS della montagna, che vedono in Val Camonica 22 casi positivi, in Valtellina e Valchiavenna 104 casi positivi più 10 casi positivi nell'RSA, quindi 114, purtroppo anche 4 decessi, mentre nell'Alto Lario ci sono 17 casi positivi. Quindi oggi nel totale dell'ATS vi sono 153
casi positivi e 4 purtroppo decessi. Ecco, grazie. Grazie Sindaco, quindi torniamo alla mozione della quale stavo leggendo il titolo, ecobonus e conversione energetica, cogliamo l'opportunità, lascio la parola al proponente, consigliere Angelini, prego. Grazie Presidente. Allora, con questa mozione che vogliamo presentare parliamo di un tema che è sia ambientale ovviamente, ma è anche di tipo economico. Allora, quello che noi chiediamo è che il Comune si muova fondamentalmente attraverso due direttrici. Da un lato che il Comune, tra virgolette, faccia la sua parte, o meglio, continui a fare la sua parte per quanto riguarda gli edifici di proprietà comunale e per quanto riguarda appunto la conversione energetica degli edifici di proprietà comunale, proseguendo il lavoro già intrapreso prima dall'amministrazione precedente e ora anche con l'amministrazione attuale, soprattutto per quanto riguarda gli edifici ancora alimentati con caldaie a gasolio, ma anche valutando ulteriori interventi per gli altri edifici. Ecco, questo è il primo elemento. La seconda direttrice, invece, che è un po' anche la cosa su cui vorremmo insistere un po' di più di questa mozione, è quello che noi chiediamo è un'azione di informazione da parte del Comune per quanto riguarda le opportunità di conversione energetica degli edifici privati, soprattutto in seguito all'introduzione dell'ecobonus al 110%. L'ecobonus è un'opportunità veramente importante in generale per tutti, ma anche per il nostro territorio. Un'opportunità importante sia in termini ambientali, perché c'è la possibilità con costi limitati per qualsiasi soggetto privato di avere un miglioramento energetico e quindi migliorare la qualità dell'aria della nostra città. I benefici poi sono anche di natura economica, in primis per coloro che adottano queste misure e ottengono un miglioramento di prestazione energetica, e quindi un vantaggio banalmente sulla bolletta, un vantaggio anche per quanto riguarda la rivalutazione dei palazzi, degli edifici all'interno del territorio del nostro comune, e un vantaggio anche di tipo economico, cioè di stimolo all'economia, agli interventi edilizi che danno lavoro con un volano che sarà possibile generare, perché si tratta di una misura davvero, davvero conveniente e che già sta avendo molta domanda, per imprese che danno lavoro e che quindi in un comparto così difficile come quello dell'edilizia, in un momento storico anche molto difficile, possono veramente dare lavoro a più professionisti. Per cui questo è un po' lo spirito entro cui abbiamo pensato questa mozione. Quello che noi chiediamo in particolare per quanto riguarda l'informazione verso i privati è che il Comune si attivi facendo veramente una sensibilizzazione, informando anche solo con un'informativa di base, dando quelle che sono le informazioni fondamentali per ricorrere a questo tipo di strumento. Sarebbe possibile valutare eventualmente anche un servizio informativo che si potrà fare o con la struttura del Comune o anche probabilmente ancora meglio con i soggetti privati, cioè penso a associazioni di categoria, enti privati che molto si stanno interessando a questo argomento e che operano sul nostro territorio, sarà possibile garantire un'informazione al cittadino con la garanzia di un ente istituzionale qual è il Comune che diciamo attraverso i propri canali si rende disponibile a dare delle informazioni chiare, perché il problema un po' di questo ecobonus è che c'è molta confusione in giro e ci sarebbe bisogno proprio di un'informativa di base. Noi crediamo che questo sia possibile soprattutto con la collaborazione con i privati, per cui ecco, noi vorremmo che questa mozione venga intesa in uno spirito assolutamente aperto, assolutamente senza nessuna contrapposizione, proprio chiedendovi di valutare l'opportunità di questa operazione e chiedendovi di valutare di rendervi disponibili come Comune ad aprire un tavolo, ad aprire un dialogo con i soggetti privati per valutare l'opportunità appunto di fare una collaborazione di questo tipo che vada nel vantaggio di una maggiore e migliore informazione verso i cittadini e a vantaggio ovviamente dell'ambiente e dell'economia del territorio. Grazie. Grazie consigliere. Se ci sono richieste di intervento, non avevo una. Non so se il consigliere Beraldo, non so se è collegato. Ne sono due. Perché ne vedo due, ma non so se
in una delle due ci vede o ci sente. Presidente, senta, mi sento bene? Sì, buon. Adesso sì. Scusate, ho avuto un problema tecnico. Prego, consigliere. Andare. Ok, grazie signor Presidente. L'argomento è sicuramente di interesse comune e deve essere affrontato con serietà e dedizione, così come è stato fatto dalle precedenti amministrazioni e come sta facendo quella attuale. La qualità dell'aria è a misura di quanto l'aria sia libera da inquinamento atmosferico e innocua se respirata dall'uomo. Pertanto è di sicuro interesse per la collettività. Questa amministrazione è molto sensibile alle problematiche trattate nella mozione del consigliere Angelinis e già molti interventi di riqualificazione energetica sono stati eseguiti e tanti altri sono previsti da realizzare prossimamente. Gli attuali impianti di riscaldamento a gasolio degli stabili comunali sono rimasti solo tre e per la precisione. Centrale termica del Boccio Domo, che verrà convertita da gasolio a gas metano a breve con il bando periferie. E per il Palazzo Sassi, la sede di Musa, l'anno scorso è stato eseguito un intervento d'urgenza ed è già stata cambiata la vecchia caldaia con un nuovo gasolio convertibile a gas metano. Per il completamento della conversione sarà necessario eseguire l'allacciamento alla rete gas metano, che risulta particolarmente impegnativo ed è prevista la sua realizzazione. Inoltre c'è la centrale termica della scuola primaria dell'infanzia di Ponchiera. Diremmo che il percorso per la conversione delle centrali termiche da gasolio a gas metano si può considerare quasi completato. Per quanto riguarda la predisposizione degli attestati di protezione energetica, o più comunemente chiamati APE, già molti degli edifici di proprietà comunale ne sono dotati. Francamente ci si chiede se ha senso investire dei soldi per predisporre un documento che in realtà non ha nessun significato a livello tecnico e non fornisce alcuna informazione utile per stabilire opere necessarie per riqualificare a livello energetico un edificio. Ma che cos'è realmente l'APE? L'APE è un documento che fornisce un numero e non altro, è un numero che non è altro che il fabbisogno energetico espresso in kilowattora, ma queste qua di anni, ma questo tecnicismo, di un edificio per scaldarsi in inverno e raffrescarsi in estate. Per la predisposizione dell'APE viene utilizzato un programma regionale che attraverso una serie di dati inseriti relativi alle caratteristiche dell'edificio con determinati algoritmi genera alla fine un numero e una cassa energetica. Una volta completata l'APE si ha solo una cassa energetica e un numero e niente altro. Per riuscire ad affrontare seriamente la qualificazione di un immobile, noi crediamo che sia necessario eseguire una diagnosi energetica dell'edificio, che non è altro che lo studio approfondito dell'immobile da riqualificare in ogni suo specifico aspetto costruttivo: pareti opache, serramenti, ponti termici, copertura e impiantistico, impianto di riscaldamento, produzione d'acqua calda, elettrico, eccetera. La raccolta di tutti questi dati servirà poi a realizzare un modello virtuale dell'edificio che ci potrà fornire tutte le informazioni energetiche dello stesso e i suoi punti energivori su quali intervenire. In funzione della localizzazione delle dispersioni e del rendimento degli impianti, vengono valutati i possibili interventi migliorativi di isolamento termico, la modifica dei sistemi di generazione dell'energia termica e eventualmente la combinazione di soluzioni architettoniche ed impiantistiche. Per ogni singolo intervento verranno inoltre valutate la stima dei costi per la realizzazione e la stima del tempo di ritorno dell'investimento. Questo è un approccio serio e valido del problema della riqualificazione energetica degli edifici e non sicuramente predisporre gli APE. Per quanto riguarda gli interventi di riqualificazione energetica che questa amministrazione ha recentemente completato, vorrei sottolineare la realizzazione di serramenti nuovi delle aule scuola Predaro e di Via Bosatta, la manutenzione straordinaria della scuola di Via Vanoni con cambio dei serramenti. Inoltre, questa amministrazione ha in programma altri numerosi interventi di efficientamento energetico, tra i quali vorrei evidenziare efficientamento energetico del sistema di illuminazione delle scuole primarie e secondarie del Comune di Isonzo primo lotto, interventi di miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica svariate vie cittadine ed aree a verde attrezzato, finanziato con il bando Lumen, intervento di riqualificazione della scuola materna di Via Gianoli, ammodernamento e messa in sicurezza degli impianti pubblici di illuminazione in quartiere della Piastra, intervento di riqualificazione impianto di illuminazione campo sportivo CONI e campo rugby alla Castellina,
rifacimento e impianto di illuminazione presso la scuola Torelli. La recente normativa sul superbonus riguarda principalmente la riqualificazione energetica di edifici di natura residenziale e commerciale. Tale tipologia di intervento negli ultimi tempi viene pubblicizzata attraverso tutti gli organi di informazione a disposizione dei cittadini, ad esempio giornali, televisione, rete, eccetera. Trattasi di una normativa complessa e particolarmente articolata, che vede la partecipazione coordinata di svariate figure professionali, progettisti, termotecnici, fiscalisti. Il singolo cittadino, al fine di poter valutare la possibilità o meno di accedere al superbonus 112%, deve affidarsi a dei professionisti qualificati, che devono eseguire una valutazione dell'edificio e capire se ricade nella casistica chiamata dalla normativa, per poter avere l'agevolazione fiscale relativa alle singole opere che andrà a realizzare. Ritengo che la nostra città, la maggior parte dei cittadini, abiti in condominio, quindi la valutazione dovrà essere eseguita a livello condominiale e non per singola unità mobiliare. Sarà l'amministratore del condominio che, su incarico dell'assemblea, dovrà procedere ad incaricare i professionisti necessari per le prime valutazioni sulla fattibilità dell'intervento ed eventualmente sulla prosecuzione della pratica. Il comune non può prendersi carico delle informazioni ai cittadini sul superbonus o eventualmente o eventuali altre normative simili, in quanto risulterebbe insostenibile pretendere che il personale comunale, già peraltro sotto pressione per numerosi interventi in corso e previsti in futuro, possa prendersi carico di ulteriori incombenze. Si dovrebbe prevedere una formazione specifica dei dipendenti comunali sull'argomento. Vista l'attuale emergenza sanitaria nazionale, in ogni caso, escluderei a priori la possibilità di poter aprire uno sportello di informazione per i cittadini. In conclusione, il concetto di base espresso dalla mozione del consigliere Angelinis è del tutto condivisibile, ma la strada intrapresa da questa amministrazione, in continuità con quelle precedenti e nel rispetto del nostro piano programmatico, è già fortemente in quella direzione e quindi risulta superata. Assicché tutto quanto sopra, si suggerisce quindi di ritirare la mozione. Grazie. Grazie, se ho capito bene la proposta è di ritirare la mozione. Se passa un po' sì. Sì, curate, sì. Perfetto, adesso per il verbale. Chiesto la parola al consigliere Palotti. Prego. Grazie Presidente. Io vorrei su tutto quello che è stato detto dal consigliere finora Beraldo, l'unico intervento su un tema che appunto si può che è vero che è incentrato sull'aspetto dell'ecobonus, però è un tema che ha come finalità quello del miglioramento della qualità dell'aria. Mi sarei così aspettato anche interventi anche di altri, però se arriva già una proposta così come primo intervento di ritirare la mozione, allora mi sembra che ci sia un po' poco spazio di confronto. Comunque io voglio precisare che qualora ci fossero delle parti di impegna che non si ritengono condivisibili, io giustamente, poi siccome sono degli impegni che poi l'amministrazione in carico che avrebbe poi il compito di portare avanti, si può anche valutare e controproporre degli emendamenti oppure proporre un autoemendamento di alcune parti, perché mi pare che chiedere un ritiro quando secondo me dei punti, che non, un punto per esempio che non è stato citato oppure che può essere preso meglio in considerazione, quello che il comune può attraverso i suoi canali, comunque anche l'aspetto anche solamente sul proprio servizio di informazione, il proprio sito, attraverso il proprio giornale periodico che tra poco andrà in stampa, io credo che qualche cosa, proprio perché il comune non può secondo me dire, visto che già si stanno muovendo le cose, non è responsabilità del comune occuparsi di informazione, occuparsi di questo,
fare sportelli informativi? Secondo me è proprio perché si vede la valenza, l'opportunità, come espresso penso bene dal consigliere proponente, che questo porterebbe ulteriori vantaggi se molti di più lo facessero. Io non perderei qualche occasione, poi magari si può, secondo me, anche la proposta di dire che la valutazione di non avviare delle valutazioni energetiche, che sono le certificazioni, le attestazioni di prestazione energetica, perché hanno poco significato e sarebbe meglio avviare delle diagnosi energetiche. Cioè, ma io credo che uno studio molto approfondito costerebbe anche molto. Normalmente si fa si fanno dei passi gradatamente. Prima si vede la situazione generale degli stabili e poi si va ad approfondire se si vuole migliorare. Come si fa a dire se uno stabile è il caso di intervenire oppure no? Lo può fare un ufficio tecnico senza fare nessuna certificazione esterna, perché vede che i serramenti sono in condizioni penose, perché vede che non c'è una capottatura, perché vede che lo stabile presenta parecchi difetti costruttivi, però dal bocciare una cosa che propone una valutazione soft, a dire che non si fa perché occorrerebbe addirittura una diagnosi energetica con dei modelli di dispersione energetica puntuali, io non riesco molto a capire il senso di questa proposta di ritiro, per cui vedrei volentieri uno stralcio di quei punti, una modifica che non si condividono perché di fatto si ritengono di per sé superati o di per sé poco efficaci, ma che addirittura il comune non si ritenga che si debba fare nulla per contribuire dalla propria parte, ma anche con poco, come dicevo, anche solo impegnandosi a mettere sul sito che il comune vedrebbe volentieri una diffusione di questo sfruttamento dell'ecobonus sui condomini, sulle case private, mettendo in risalto che il comune sta già facendo molto e che invita la cittadinanza a far questo. Non penso che sia una cosa che si potrebbe, che da parte mia almeno vedrei male, modificando anche gli impegni. Grazie. Grazie consigliere. Io lascio la parola al proponente sulla proposta di ritiro. Poi eventualmente ci sono altre richieste di intervento, però vengono ovviamente dalla richiesta di ritiro fatta, nel senso se fosse accolta è inutile andare avanti nella discussione, se invece non è accolta andiamo avanti con la discussione. Prego consigliere Angelini. Grazie Presidente. No, allora volevo rispondere sulla richiesta di ritiro. Ovviamente non ho intenzione di ritirare la mozione, ma cioè perché proprio in alcuni passaggi dell'intervento del consigliere Beraldo veramente faccio fatica a capire. Allora, innanzitutto mi è chiaro che ci siano già degli interventi in corso, motivo per cui ho scritto appositamente nell'impegno continuare il percorso di conversione energetica. Dopodiché, se si fanno valutazioni di altro tipo sulle certificazioni energetiche degli edifici, per me non c'è nessun tipo di problema, ecco, appunto avevo scritto valutare di svolgere l'APE, non è quello il vero punto della mozione. Ecco, non comprendo la domanda di ritiro proprio perché sull'ultima parte, che è appunto quella che dicevo essere la più importante, non mi pare che ci sia già un intervento in corso, cioè vero sulla parte informativa dell'ecobonus. Provo a rispiegare meglio la finalità di questa cosa, ma proprio a beneficio della comprensione di tutti. L'informativa c'è in generale, ma è molto confusa e vi posso assicurare che ci sono delle difficoltà informative. Molte persone, magari meno informate sull'argomento, non si sentono così a posto, nel senso nel cercare l'informativa da soggetti privati. Proprio per questo motivo, un'informativa di base da parte del comune
sarebbe a mio avviso una cosa che possa incentivare molto di più e avere una maggiore chiarezza per un tema per cui non c'è questa chiarezza al momento. Dopodiché, ecco, non si vuole fare con i dipendenti del comune. Forse la modalità migliore è valutare se si riesce a fare una partnership con i soggetti privati che vi assicuro sarebbero interessati ad avviare una collaborazione di questo tipo, per cui che il comune proprio voglia nemmeno prendere in considerazione il fatto di interloquire con questi soggetti e valutare se può offrire un supporto informativo, ma che sia anche un'informazione di base, ovviamente non una consulenza specifica ai soggetti che intendono fare i propri interventi di efficientamento energetico, ma almeno un'informativa di base, che il comune si sottragga ad una cosa di questo tipo, lo trovo veramente un'occasione sprecata. Ecco, questo era un po' l'intento della mia mozione. Dopodiché, se il problema è il wording della mozione, la modalità in cui si scrivono le cose, si può anche trovare una via di mezzo. Però ecco, io veramente farei un invito a valutare, magari anche di fare un passaggio successivo e di chiedere che ci si impegni ad incontrare le categorie produttive per valutare un supporto del comune che sia informativo, ma che faccia sentire ai cittadini che l'istituzione c'è e su questo tema garantisce un'informativa, perché ritiene che questa tematica sia importante per la città per un motivo sia economico che ambientale. Ecco, era solo per precisare questo punto qui e vorrei ascoltare gli interventi degli altri consiglieri. Grazie. Grazie consigliere. Ha chiesto la parola il consigliere Zambono. Prego. Grazie presidente. Sì, farò un intervento molto breve, un po' nel metodo e un po' nel merito, perché mi capita spesso, quando soprattutto viene chiesto il ritiro delle mozioni, di ascoltare gli interventi e pensare di essere fondamentalmente un pazzo e avere una cosa totalmente diversa nella mozione. Perché le mozioni dicono una cosa e gli interventi che dopo finiscono solitamente con la richiesta di ritiro ne dicono tutt'altra. In questo caso non si va fuori da questa logica, perché a parte la parte finale dove si condivideva nel merito l'intera mozione, ci sono dei passaggi che nulla hanno a che fare con la mozione. Lo spiegava esattamente adesso il consigliere Angelini, soprattutto quando lui diceva di continuare, non ha detto né che il comune sta facendo qualcosa di sbagliato né che non lo sta facendo, ma semplicemente ad oggi abbiamo un'opportunità in più, e qua è l'intervento nel merito. L'opportunità in più si chiama ecobonus. Chiaramente il comune non ha nessuna facoltà, nessun obbligo, nessun dovere, nessuna chiave dalla sua parte per andare dal privato e dire dovete fare gli interventi con l'ecobonus. Ma secondo me, questo è un mio parere che esula dai doveri dell'amministrazione, per un cittadino camminare per Sondrio e vedere degli edifici privati con i terrazzi che gocciolano da tutte le parti, le facciate dissestate, comunque degli edifici che vanno contro il decoro urbano, secondo me un briciolo di colpa che non ha nei fatti, ma verso l'amministrazione, in testa gli viene. Io con questo non voglio dire che bisogna forzare la mano verso i privati, però quello che secondo me è il fulcro della mozione, cioè rendere consapevole la cittadinanza che c'è questa opportunità, spiegare i modi non sono dettagliati, ma secondo me giustamente, nel senso, dà totale libertà all'amministrazione di agire in questo senso e spiegare alla gente che c'è questa opportunità, che non si ripeterà. E adesso si parla di una proroga di un anno, quindi non al 31/12/2021, ma al 31/12/2022. Il consigliere Beraldo lo sa benissimo, perché fa l'amministratore di condominio e tutti i suoi, buona parte dei condomini che amministra, probabilmente gli avranno chiesto informazioni su questo aspetto. Ne sa pochissimo, la gente ne sa pochissimo, quindi andare a spiegare alla gente che c'è questa opportunità, che va sfruttata, che in buona parte, non totalmente, è gratuita, secondo me è una grandissima occasione per l'amministrazione. È un'occasione per dare lustro alla città, per aumentare dal punto di vista energetico l'efficientamento della città e, non per ultimo, il decoro della città. E vi assicuro,
e camminando anche in centro città si vedono delle situazioni che non sono belle da vedere. Grazie. Grazie consigliere. Se ci sono altre richieste di intervento, non vedo mani alzate. Come mai? Consigliere Paio. Grazie. No, mi allaccio all'ultimo intervento del consigliere Zamboni. Mi sembra che, giusto per fare una precisazione, perché mi sembra che il famoso detto predicare bene e razzolare male, nel senso che mischiare ecobonus con decoro urbano mi sembra un po' quantomeno un accostamento azzardato, però va bene. Il discorso secondo me è che è quello che è un passaggio dell'intervento del consigliere Beraldo. Il fatto è che qui il destinatario di questa iniziativa, che comunque sta portando l'interessamento di diversi soggetti a proporsi ai condomini, ai privati, per fare interventi, è una iniziativa che è rivolta al privato, quindi il comune da questo punto di vista ha poca facoltà di manovra, ci sta a fare una comunicazione, ma la comunicazione vuol dire formare, come diceva nel suo intervento Beraldo, il personale comune a dare delle nozioni a chi va a richiedere, ma soprattutto non penso che sia il cittadino singolo che va a richiedere informazioni, perché il cittadino singolo, come ha detto giustamente il consigliere Zambon, si va a rivolgere al proprio amministratore di condominio, e l'amministratore di condominio è un professionista che si muove su questo campo e va alla ricerca di informazioni. In questo momento io non credo che se ci fossero delle iniziative delle associazioni di categoria, io penso che questa amministrazione possa patrocinarle con grande interesse, ma non penso che sia in questo momento il comune debba farsi carico di questa comunicazione, perché non, in questo momento il comune non ha, cioè, dovrebbe prima di tutto formare il personale sulla materia dell'ecobonus, che non è facile di comprensione neanche per gli addetti ai lavori, tant'è che si stanno ancora aspettando gli ulteriori chiarimenti da parte del governo sul provvedimento, quindi non penso sia facile e sostenibile da parte del comune. Se ci fosse un'iniziativa da parte dell'associazione di categoria volta a informare la cittadinanza, ma anche come scopo promozionale per i propri associati, io penso che il comune possa assolutamente patrocinare un'iniziativa di questo tipo. Ma così non può essere il comune a farsi carico di organizzare una cosa che poi è rivolta prettamente a delle associazioni private. Grazie. Grazie consigliere. Mi sembra di aver visto il signor Del Matto che ha chiesto la parola, che ha alzato la mano fisicamente. Prego. Sì, grazie presidente, avevo alzato anche la mano sulla chat comunque. Sarò breve. Quando ho visto questa mozione, diciamo che ho cercato di vedere innanzitutto di vederne il significato. Premetto che io il discorso dell'ecobonus lo vedo un po' come uno spot elettorale, e che purtroppo invece che aver aiutato un comparto, anzi più comparti, diciamo edilizia, impiantisti, professionisti, commercialisti e tutto quello che gira intorno al discorso case, probabilmente l'ha anche fermata nei primi mesi dopo il primo lockdown, anche perché è molto molto confuso, e purtroppo forse solo adesso iniziamo a vederne degli spiragli. L'obiettivo però della mozione del consigliere Gelini credo che sia quello di informare, e che fosse anche stata presentata con uno spirito di apertura. Quindi premetto che, pur essendoci dei punti sicuramente che possono essere rivisti, come appunto il discorso della diagnosi energetica al posto dell'APE,
il discorso che è più sul privato per quanto riguarda l'ecobonus, mentre per il resto si parla di efficientamento energetico, credo che noi come Consiglio Comunale ci dobbiamo focalizzare sul significato. Significato vuol dire continuare quel processo che voi correttamente state facendo, e aggiungo, spero che anche quelle tre caldaie, in particolare magari quella anche di Ponchiera, vengano al più presto poi convertite in modo di efficientarle. Dall'altra parte, un'informativa sul lato privato è sicuramente auspicabile. A livello di comune, capisco che sarà molto difficile formare delle persone a livello di ufficio tecnico, perché in questo diciamo, periodo, tra i diversi bandi che ci sono, il progetto delle periferie e quant'altro, gli uffici sono sicuramente avvallati di lavoro. Però una collaborazione assidua, così come formare una persona di riferimento che possa essere d'aiuto non solo per i cittadini, ma anche per i professionisti, credo che possa essere una mossa sicuramente fattibile, con poche risorse sia economiche che a livello di tempo, e che può essere vista come un vantaggio per tutti quanti. A livello di condomini, come diceva il consigliere Revai, sicuramente ci si rivolge all'amministratore, ma garantisco che molti privati si muovono in autonomia. Un collegamento con l'associazione di categoria, come tra l'altro credo, anzi so per certo che anche in parte l'amministrazione ha fatto anche con dei seminari, è sicuramente un fatto da considerare, da continuare. Tornando alla mozione, penso che, visto come è stata presentata l'obiettivo e l'apertura, io onestamente non vedo dei motivi per andare a bocciarla. Si poteva modificare, ma anche lasciandola così niente cambia. L'obiettivo, credo che da come degli interventi anche di altri consiglieri comune, quindi un efficientamento energetico sia per quanto riguarda il pubblico, ma anche per quanto riguarda il privato, e fare un'opera di facilitazione anche in accordo con l'associazione di categoria, per sia cittadini, ma soprattutto anche per le imprese e i vari soggetti che sono implicati in questi termini di ecobonus, e non solo, anche nell'altra attività di ristrutturazioni. Grazie. Grazie consigliere, ha chiesto la parola il consigliere Songini, prego. Grazie Presidente. Mi accodo un pochino agli interventi dei consiglieri in precedenza, soprattutto di Zambone e Del Marco, perché appunto questa è un'occasione irripetibile, questo ecobonus, che è questo bonus per le ristrutturazioni, che consentirà appunto di abbellire e ammodernare molti edifici. E questo non può che essere un beneficio per la nostra città, perché comunque anche l'occhio vuole la sua parte. Ed è importante se per avere quest'occhio possono esserci dei vantaggi per i proprietari degli immobili. Anch'io sono sorpresa dalla richiesta di ritiro di questa mozione, perché comunque, visto che si è detto alcune cose sono già state fatte, ed è vero, è un percorso già iniziato da tempo. Francamente, dire beh, ritiratela, mi sembra un po' pesante come richiesta, perché il Comune, sebbene comprenda la difficoltà di diciamo, mettere a disposizione del personale, però il Comune potrebbe quantomeno col suo sito, eccetera, fare da cassa di risonanza, come dire, delle informazioni. Per esempio, è già stato fatto un convegno in Camera di Commercio, si potrebbe magari pubblicizzare il materiale frutto di quel convegno, e così con altre iniziative che ci sono e ci saranno in questi mesi. Quindi, se non si vuole proprio appesantire l'operato dei nostri dipendenti, si può comunque favorire il fatto che questa informazione circoli con l'utilizzo anche del sito istituzionale. Grazie. Grazie consigliera. Chiesto la parola consigliere Berardo. Mi sono collegato con due collegamenti. Prego. Scusate, volevo solo rispondere a un paio di osservazioni che mi hanno fatto sull'intervento. Allora, prima di tutto volevo principalmente sottolineare il fatto che l'intervento di Superbonus è un intervento non banale, ma prevede
molti professionisti che devono valutare ogni singolo edificio nel suo specifico e non è dare delle informazioni singole, banali, su cos'è la normativa. Quindi, anche se noi dovessimo mettere a disposizione una persona del comune che dà delle indicazioni ai singoli cittadini, sicuramente non potrebbe dare uno specifico, ma potrebbe dare soltanto delle diciamo indicazioni di massima, talmente banali che la gente se le trova sicuramente sui giornali quotidiani, settimanali, in rete, e quindi secondo me avrebbe pochissimo senso fornire un servizio di questo tipo, perché non potrebbe essere a favore degli interventi, perché se io dico che puoi fare gli interventi di conservazione energetica dove puoi fare il cappotto, il tetto, le caldaie e i serramenti, e questi qua mi dicono sì grazie, ma questo lo sapevo già, io voglio sapere per casa mia. E guarda, dopo cosa fai? Vai a ogni singola situazione a valutare ogni singolo edificio, e quindi cosa fai? Rubi il lavoro, non dico rubo, è brutto come parola, vai a fare il lavoro che fanno i termotecnici, i progettisti, gli architetti e i fiscalisti. No, il comune deve fare il suo. Io sono dell'idea che mettere sul sito del comune probabilmente una indicazione su questo tipo di possibilità non costi niente, però a mio parere mettere a disposizione delle forze del comune per diciamo descrivere il bonus ai cittadini non è da fare. Mi viene detto che diceva, mi sembra, Giadinis, che ci si potrebbe appoggiare ai privati. Attenzione, i privati lo fanno per lavoro, è un business quello, quindi se io prendo un privato che gestisce il 110% come general contractor o similare, che mi viene in comune a prendere in mano queste situazioni, io credo che si debba fare un bando, perché sicuramente tu vai a creare del lavoro a una società privata esterna, e quindi bisogna valutare se a livello di regolamento e di normative si può fare, ed è molto pericoloso a mio parere. Quindi non ultimo, ripeto, qualcuno ha fatto riferimento al mio lavoro, sì è vero, al ministro Condomini, e infatti per quello che ho parlato e ho detto quello che vedo, tanta gente mi chiama per capire di cosa si sta parlando, che cos'è questo bonus e si può fare, ma vengono dall'amministratore, non vanno sicuramente in comune a domandare, perché il loro riferimento e quello che porterà avanti la pratica è il loro amministratore, che poi deve essere adeguatamente formato, avrà fatto dei corsi di aggiornamento per poter dare le risposte ai propri condomini. Quindi ritengo veramente difficile che la classica Sciura Maria prenda e vada in comune, in ufficio, a chiedere delle informazioni a un addetto del comune che le darà queste indicazioni. Francamente mi sembra una cosa poco realizzabile e poco fruttibile. Grazie. Grazie consigliere, se ci sono altre richieste di intervento. Sì, prossimo. No, prego, faccia pure intervenire. C'era un altro intervento prima, se non sbaglio. Così intervengo dopo. Non ho richieste, non so se qualcuno... Io. Sono Gini, però penso che fosse l'intervento di prima. Ok. A te la chiamata, prego. Tu com'è? Sì, prego. Sono perfettamente d'accordo con quello che dice Beraldo. Il comune non può sostituirsi agli uffici tecnici privati, cado studi tecnici, ingegneri, soprattutto quando non è effettivamente ancora chiaro come funziona l'ecobonus. Vorrei sapere quale dipendente comunale si può prendersi la responsabilità anche a livello economico di dare delle indicazioni quando, ripeto, non è ancora molto chiaro. Tutti gli incentivi hanno sempre funzionato. Chiunque vuole mettere a posto la casa, la prima cosa che fa va da uno studio professionale e chiede quali sono gli incentivi, che cosa ci può essere per avere l'IVA agevolata, per avere l'IVA 4%, eccetera, eccetera, eccetera. Pensare che questo possa farlo un dipendente comunale mi sembra un po' così improbabile. Ecco, almeno nell'Italia del 2020. Ecco. Grazie. Grazie consigliere. Non vedo altro, mi sembra che prima Angelini si avesse chiesto di intervenire. Prego, Angelini.
Grazie. No, allora prendo atto del fatto che non ci sia minimamente la volontà di fare nemmeno, diciamo, il minimo indispensabile per quanto riguarda, diciamo, lo spirito che era in questa mozione. Comprendo le perplessità riguardo ai dipendenti comunali, le comprendo. Comprendo un pochino di meno il fatto che si escluda a priori di aprire un tavolo con associazioni di categoria, soggetti del privato che sono interessati, si stanno interessando a questa cosa, per capire come il comune possa fare la sua parte, eventualmente anche solo con un supporto informativo basilare, che credo non costi nulla e sia veramente poco dispendioso per il comune. Ecco, questo rifiuto su tutto io sinceramente non lo comprendo. Ci sono, in altri comuni si sono fatti dei tavoli coordinati dall'amministrazione comunale con le associazioni di categoria. Qual è la cosa importante, a mio avviso? Che l'istituzione comunale, che è un soggetto verso cui i cittadini generalmente hanno fiducia, è una cosa che dà una garanzia in una fase in cui le informazioni che girano sull'ecobonus non sono così chiare e le persone non hanno così fiducia in tutti i soggetti privati che svolgono questi tipi di lavori. Per cui ecco che il comune si sottragga completamente a questa partita, che è la partita fondamentale di quest'ultimo periodo per quanto riguarda l'edilizia, per quanto riguarda gli interventi ambientali, che veramente può imprimere un cambiamento significativo sulla nostra città, sia in termini ambientali che in termini di lavoro. Lo trovo francamente incomprensibile che ci sia un rifiuto a prioristico di fare qualsiasi cosa. Io credo che almeno sarebbe stato apprezzabile dire proviamo a contattare i soggetti privati e vedere che cosa il comune può fare per dare il segnale di esserci su questa partita, di mettere a disposizione i propri canali informativi e di fare la sua parte, perché veramente è un intervento che può andare a beneficio di tutta la città in termini di riqualificazione del valore degli edifici, in termini di qualità dell'ambiente, in termini di lavoro ed economia. Per cui ecco, io francamente non capisco questo rifiuto a prioristico, proprio nel momento in cui si è scritta una mozione che volutamente era generica per lasciare spazio appunto alle modalità che si ritenevano più giuste per andare in questa direzione. Ecco, prendo atto del fatto che non si vuole proprio andare in questa direzione, anche con interventi che potrebbero essere francamente minimi, senza nessun tipo di intervento gravoso da parte del comune. Per cui ecco, ancora anche in questa occasione il comune si tira indietro e a fronte di una partita ambientale che non è solo ambientale ma che è anche ambientale, e questo mi fa pensare che appunto sia facile dichiararsi a favore dell'ambiente e tutto, ma nel momento in cui si deve fare qualcosa poi spesse volte ci si ferma e si torna indietro. Ecco, prendo atto di questo. Grazie consigliere, se non ci sono altre richieste di intervento passiamo alla votazione. Quindi parto a chiamare il consigliere Zoia. Favorevole. Gianmarco. Contraria. Bianchini. Contraria. Masques. Contraria. Magri. Contrario. Parolo. Contraria. Della Cagnoletta. Contrario. Di Zinno. Favorevole. Mariconda. Contrario. Rebai. Contrario. Testini. Contrario. Peraldo. Contrario. Motta. Contrario. Tarabini. Motta favorevole. Al contrario. Tarabini. Non sente?
Rabini ci sente? Contrario. Ok, non l'avevo sentito. No. Cotelli? Favorevole. Favorevole. Iannotti? Favorevole. Massimilla? Contraria. Palotti? Favorevole. Lenini? Contraria. Polpatti? Contraria. Frongini? Favorevole. Rota? Contrario. Catania? Contraria. Del Marco? Favorevole. Del Curto? Del Curto, mi sente? Non... Favorevole. Certo, grazie. Sindaco Scaramellini? Contrario. Angelinis? Favorevole. Baristo? Contrario. Zambon? Favorevole. E Piesini, contrario. Quindi la mozione non è stata approvata. 10 voti favore, 20 contrari. Con 20 voti, no, contrari, 10. Ah, okay. Voti contrari e 10 a favore. Passiamo alle interpellanze, interrogazione, interrogazione del consigliere Palotti ed altri aventi l'oggetto monumento animi al lavoro sacrificio dimenticato. Lascio la parola all'assessore Massera. Grazie Presidente, mi sentite? Ho qualche problema di audio forse? Ok, allora per inquadrare la questione, il monumento Anmil con fontana è una delle 23 fontane ornamentali presenti sul nostro territorio comunale. Noi abbiamo un totale di una cinquantina di fontane in rete, una decina di lavatoi che afferiscono al servizio idrico integrato, quindi sostanzialmente dal 2015 a livello di gestione e di manutenzione ordinaria in carico a SECAM, che quindi non sono oggetto di rendicontazione e fatturazione tra le manutenzioni, mentre invece abbiamo appunto questa bellezza di 23 fontane ornamentali che invece appunto sono la cui manutenzione ordinaria è sempre in capo a SECAM, con un costo mediamente sui 20.000 euro all'anno. Ecco, costo che appunto, rispondendo a una delle richieste effettuate dal consigliere Palotti, è un costo complessivo dove andare a sviscerare, comunque che abbiamo detto, sono 20.000 euro una ventina di fontane, quindi... Se vogliamo potremmo dire che costa 1.000 euro in media a fontana, anche se così non è, perché non tutte le fontane hanno lo stesso carico di lavoro a livello di manutenzione. Ecco, la vicenda del monumento Anmil, appunto, è stata ricostruita dal consigliere Palotti, il quale appunto si era impegnato per un paio d'anni tramite la cittadinanza attiva nella sua manutenzione, appunto è una vicenda che oggi vede, per quanto riguarda i dettagli dell'accordo con SECAM, questi dettagli prevedono un'apertura della fontana nel mese ordinariamente, negli anni normali, non questo, tra fine marzo e gli inizi d'aprile, con una chiusura entro la fine di novembre, con una manutenzione che è prevista una manutenzione ogni 3 mesi, manutenzione ordinaria ogni 3 mesi o comunque qualora necessario. Nella scheda tecnica SECAM, che SECAM ci fornisce, sono indicati anche 4 ore come tempistica di intervento per ogni intervento di manutenzione ordinaria, con l'intervento di 2 operatori, 2 operativi del servizio idrico più un mezzo, e come attività, questa attività prevede lo svuotamento completo dell'invaso attraverso apertura scarico e mediante l'ausilio di pompe idrauliche, oppure quando
mezzo di autospurgo, trattamento e disinfezione del fondo delle pareti delle vasche attraverso prodotti disincrostanti, spazzole, idropollutrice, e tutto questo con un'attività che loro svolgono con appunto due operativi più un mezzo, più un eventuale ulteriore operativo se deve intervenire l'autospurgo. Ecco, quindi comunque è un'attività abbastanza, come posso dire, articolata, seppur per una appunto che non è quella di una semplice manutenzione di una fontana tipo Milano. E quindi io credo che, ma Palotti l'ha anche sperimentato avendola appunto presa in carico, è un'attività che è un po' complessa da svolgere per una sola persona. E quindi, venendo al punto specifico, sicuramente quanto ha riscontrato Palotti è giusto, cioè qua in occasione della festa di Anmil, appunto dell'11 ottobre, la fontana non si presentava in buone condizioni, e quindi abbiamo fatto intervenire, nei giorni scorsi Secam è intervenuta per una pulizia a fondo. La nostra azione è consistita nel fatto di impegnarli a mantenerla come previsto dal contratto, quindi dagli accordi manutentivi, quindi con l'intervento ogni 3 mesi, curando, e questo l'abbiamo ben sottolineato a Secam, che la pulizia venga effettuata, appunto che per la giornata dell'11 comunque la fontana si presenti in condizioni più che decorose. Quindi rispondendo a Palotti, per quanto riguarda i dettagli dell'accordo, noi ci impegneremo a farli rispettare a fondo, terremo monitorato tramite i nostri uffici, che hanno ovviamente la possibilità e devono farlo, e quindi senza dubbio staremo attenti. Per quanto riguarda i costi, i costi grossi di queste fontane sono i costi idrici e i costi elettrici. Spendiamo cifre importanti, quindi il Comune farà la sua parte, mi riallaccio a quello che è stato detto prima, in termini di efficientamento energetico, sicuramente a efficientare questi consumi e sicuramente a non realizzare prossimamente nuove fontane monumentali, che sicuramente penso siano in numero piuttosto importante nella nostra città. I costi importanti non sono quelli della manutenzione ordinaria, sono appunto i consumi e anche le manutenzioni straordinarie. Basti pensare che tra quanto già effettuato recentemente e i prossimi interventi che devono essere fatti, noi impegneremo 20.000 euro per la manutenzione di 4 fontane monumentali. Prossimamente impegneremo queste somme, a sottolineare come queste fontane appunto siano impegnative. L'impegno grosso però non è quello della manutenzione ordinaria, dove la cosa importante è che il gestore si ricordi di farla. Aggiungo un ultimo elemento: quest'anno purtroppo il Covid non ha aiutato, l'apertura non è stata effettuata a fine marzo come gli altri anni, è stata effettuata il 6 di giugno, e questo ha comportato sicuramente anche e c'è stato un po' un ritardo nelle varie manutenzioni. Ci auguriamo e monitoreremo sicuramente, vorrei rassicurare Palotti sul fatto che a partire da appunto sul 2021 queste attività verranno fatte come previsto nei tempi giusti. Grazie consigliere, lascio la parola al consigliere Palotti con la dichiarazione di soddisfazione o meno della risposta dell'assessore. Prego. Grazie. Beh, io non è che sia molto soddisfatto di quello che è accaduto. Naturalmente sono soddisfatto della risposta per quanto riguarda la volontà che non si ripeta. E quindi giustamente nel prossimo futuro vedremo se questo impegno poi si tradurrà in un concreto miglioramento della situazione. Io però devo dire che l'intento mio era duplice. Il primo era che si pulisse velocemente la fontana e questo è stato fatto. Purtroppo, come spesso accade, fin quando qualcuno non si lamenta, le cose non vengono portate avanti, ma viene fuori la motivazione più importante per la quale io ho presentato questa interrogazione, cioè
che l'obiettivo è che cambino un pochino le cose, non soltanto dal punto per l'amministrazione, ma anche per tutti i cittadini che questo non avrebbero tollerato in altri posti. Se una sporcizia del genere si fosse verificata in una piazza della stazione o in piazza Garibaldi, cioè non si sarebbe potuto arrivare a questo, perché l'attenzione sia dei cittadini sia dell'amministrazione attuale non c'è stata su questo monumento. Chi passava vedeva la conca tutta sporca, ma a nessuno è passato in mente che questa situazione è un insulto, a mio avviso. Ogni volta che ci passavo e vedevo questa cosa, soprattutto dopo che abbiamo approvato un'adesione a questa associazione, ogni volta che ci passo vedere sempre peggio e a me fa star male, ma perché vuol dire che non si ha a cuore il messaggio di quel monumento, si ha più a cuore l'aspetto estetico delle piazze, è bello, non è che critico chi sta attento alla pulizia delle piazze del centro storico, è una bella cosa quella, la pulizia dei parchi, sono contento, però non si è ancora percepito che se un monumento che ricorda i caduti sul lavoro è trascurato, significa che a parole si sostiene il tema importanza della prevenzione, importanza dei dispositivi di sicurezza, e poi nel concreto che fa molto è la cultura, il comune deve spingere sull'attenzione alla cultura. E come lo può fare se non trascura il monumento che ricorda che i caduti del lavoro sono preziosi? È prezioso ricordarli, è prezioso non rifare gli stessi errori, soprattutto tante volte si ricordano i caduti, ma non si ricordano tutte le persone che hanno delle menomazioni fisiche, delle menomazioni sensoriali dovute alle malattie professionali, oltre che degli incidenti. E non ci si preoccupa se l'operaio non usa le cuffie, se non usa gli occhiali, se non mette i guanti e poi si rovina tutti i tendini delle mani. Io credo che ci voglia, nel tener pulita la fontana, non è solo tener pulito un monumento bello, uno dei più belli di Sondrio, il pregiato marmo di Carrara, delle cave Raffaello. Quindi non stiamo parlando di una semplice fontana, ma di un monumento importante sia dal punto di vista estetico, ma soprattutto dal punto di vista del messaggio culturale che noi dobbiamo cercare di promuovere. E quindi io volevo mettere l'attenzione soprattutto, e più si parla di prevenzione degli infortuni, e più si parla di monumento, e più si parla di Anmil, e più penso che possa far bene. Quindi ringrazio per l'impegno che l'assessore ha dichiarato, e ogni volta che si passa, come in questi giorni passavo e vedevo quel bello specchio trasparente, perché quella conca rappresenta il sangue versato, penso sia meglio vedere quello che non una conca sporca che rappresenta la dimenticanza di queste persone. Grazie. Grazie consigliere, vi chiedo di togliere la condivisione, non so bene di che cosa, perché di fatto blocca lo schermo a tutti, anche nella trasmissione YouTube si vede solo lo schermo. Perfetto, grazie. Passiamo all'interrogazione successiva del consigliere Sonzini ed altri eventi d'oggetto ancora senza la destabilizzazione dell'asilo nido comunale a Cocinella. Lascio la parola all'assessore Fratta. Prego, assessore. Bene, grazie Presidente, buonasera a tutti. Quindi con deliberazione del Consiglio Comunale del 26 giugno 2020, la numero 33, sono stati approvati gli indirizzi per l'affidamento in via sperimentale a terzi del servizio di asilo nido, con la specificazione che il fine da raggiungere dovrà essere il mantenimento ed il miglioramento del livello di qualità raggiunto dalla gestione diretta, anche grazie alla
rapporto di professionalità specifiche da parte di operatori economici con esperienza nel campo. Il rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente tempo per tempo. La possibilità di accogliere il numero massimo di bambini per i quali la struttura è autorizzata e la sperimentazione della gestione esternalizzata in appalto per un biennio, con l'obbligo, al termine del biennio, di valutare se attivare la prevista ripetizione dello stesso per un ulteriore periodo o di invece attivare il ritorno alla gestione diretta. In considerazione del periodo emergenziale si è poi traslato di un anno scolastico la decorrenza della sperimentazione, come ricorderete. Solo per fronteggiare l'emergenza Covid e consentire l'apertura del servizio in condizioni di sicurezza, si è potuto provvedere straordinariamente ad assumere 4 unità di personale a tempo determinato, sfruttando la deroga per assunzioni di personale educativo, che qualora fossero in capo ad un soggetto gestore privato potrebbero essere utilizzate con maggiore flessibilità e riduzione conseguente di oneri in capo al comune. Quindi per le ragioni di cui sopra si ritiene ancora sensato e prioritario considerare delle soluzioni organizzative dinamiche che, pur preservando la qualità dell'offerta educativa e i diritti dei lavoratori, permettano il contenimento dei costi di gestione, contribuendo al tempo stesso a mantenere e si auspica anche ad elevare il già alto livello di qualità del servizio fin qui offerto dalla gestione diretta dell'asilo nido comunale. Quindi per tali ragioni si ritiene di confermare la sperimentazione dell'esternalizzazione del servizio di cui sopra. Questa è la mia risposta alla domanda se aveva ancora senso l'esternalizzazione dell'asilo nido comunale La Coccinella. Grazie Assessore, lascio la parola alla proponente, consigliere Scontini, per la replica di soddisfazione o meno della risposta dell'Assessore. Prego. Grazie Presidente, ma prevedibilmente penso la mia non soddisfazione a questa risposta dell'assessore, perché gli atti che sono stati votati li conosciamo, come il primo DUP, diciamo, dove era stata inserita questa intenzione di esternalizzazione del servizio. È anche vero che sia durante il Consiglio, quando proposi la prima interrogazione riguardo a questo tema di esternalizzazione del servizio nido, sia successivamente nelle commissioni consiliari che si sono tenute, anche negli altri consigli, quando si è parlato di questo tema, il leitmotiv che ci è stato sempre proposto dall'assessore Fratta e anche dall'assessore Munarini è sempre stato quello dell'impossibilità di poter effettuare le sostituzioni temporanee del personale, e che quindi, come dire, vorremmo, ma non possiamo, perché questo vincolo ci limita tantissimo. Non c'è solo questo servizio nel comune, quindi le sostituzioni temporanee devono essere effettuate anche per i dipendenti, giustamente, negli altri servizi, e quindi questo è sempre stato la colonna portante di questa decisione a parole degli assessori. Su questo sono stati sempre espressi dei dubbi, perché appunto la sostituzione temporanea del personale è un qualcosa che c'è da sempre e ci sarà sempre per qualunque servizio del comune, quindi si è sempre tenuto aperto il nido, nonostante le sostituzioni temporanee del personale che necessita fare durante l'anno. E invece diciamo che sotto sotto probabilmente c'è proprio la voglia di esternalizzare, di smantellare un servizio pubblico, perché francamente che con una esternalizzazione a una cooperativa presumibilmente si possa elevare il livello del servizio è veramente pura utopia, perché lo dicono i fatti, non è che lo dico io perché ho chissà cosa, la lampada magica in mano, ma perché i fatti di questi ultimi anni per quanto riguarda questo tipo di servizi esternalizzati anche in altre realtà hanno portato a un peggioramento del servizio, a un turnover di personale notevole, perché soprattutto le persone giovani che appena laureate eccetera accettano un lavoro presso queste cooperative, ma appena trovano di meglio
giustamente prendono di meglio e quindi sì, c'è un continuo cambio di personale in questo senso. E appunto questo è il problema fondamentale, oltre al fatto proprio, parliamo pure anche di una visione del mondo diverso, perché qua parliamo di smantellare un servizio che non si potrà più riportare in gestione diretta, perché nelle vostre, nei vostri atti per quanto riguarda la programmazione del personale, appunto dando esternamente la gestione del nido, viene meno tutta una sostituzione del personale che man mano andrà in pensione in questi anni, e quindi anche volendo sarà molto difficile in futuro rifarsi carico di questo servizio. E per questo non sono, ribadisco la mia contrarietà a questa operazione che avete intrapreso, e mi spiace vedere che nonostante il motivo fondamentale per cui avete detto di fare questa cosa, ma l'avete detto prendendola come scusa, e questo è evidente questa sera, volete continuare su questa strada. Grazie. Grazie consigliere, passiamo all'interrogazione successiva, sempre a firma del consigliere Songini ed altri, avendo l'oggetto con quale modalità si intende restituire la cosa, lascio la parola all'assessore Munarini. Sì, allora, come giustamente indicato nell'interrogazione, per l'anno 2020 la TOSAP dovuta dagli ambulanti che riguardi i mercati del mese di gennaio e di febbraio. Dal 1 di marzo al 31 dicembre tali occupazioni sono state esonerate per legge, quindi non deve essere pagata la TOSAP, e l'importo da rimborsare è circa 14.000 euro, dai conti fatti 13.974. I pagamenti invece che sono stati effettuati dagli ambulanti che hanno partecipato alla fiera di settembre ammontano a 2.755 euro. Non sono state fatte richieste di rimborso, perché poi le cifre del singolo oggettivamente sono minime, e quindi gli uffici hanno difficoltà a reperire l'IBAN e i dati per poter riaccreditare. Gli uffici sono già attivati, ma ovviamente ci vuole del tempo, coinvolgendo le associazioni di categoria che sono la FIVA e l'ANVA per poter avere appunto questi dati, perché nessuno ad oggi, così mi è stato riferito agli uffici, non è stata richiesta da nessuno il rimborso. E banalmente per poterlo restituire ci vogliono i dati, compresi l'IBAN bancario e altri dati, e quindi ci si è attivati con le associazioni di categoria per capire come poter reperire questi dati e poter erogare, cioè poter restituire, poter rimborsare la tassa d'occupazione che è stata versata dagli ambulanti. Grazie assessore, lascio la parola al consigliere Songini per la dichiarazione di soddisfazione o meno della risposta dell'assessore. Prego. Grazie presidente. Sì, soddisfatta, anche perché sinceramente non mi aspettavo una risposta diversa, nel senso che, visto che è una norma di legge, voglio dire, bisogna ottemperare. Capisco la difficoltà, appunto, che dice l'assessore per rintracciare un po' tutti. Quindi do per scontato che una volta fatti questi passaggi poi si proceda al rimborso. Vorrei riallacciarmi un attimino alla delibera che noi abbiamo, alla mozione che avevamo votato tutti assieme, con il vostro contributo ampliandolo un po' a tutti, se qui c'è una norma di legge, però diciamo ci sono degli operatori che sono gli hobbisti, che sono un numero esiguo, tra l'altro, spero che si tenga conto anche di loro, comunque, visto che anche a loro viene chiesta una tassa di occupazione del suolo pubblico. Grazie. Grazie consigliere. Passiamo al punto 5, articolo 8 del regolamento per l'istituzione del servizio di cittadinanza attiva, relazione anno 2019. Lascio la parola al consigliere delegato. Sì, grazie Presidente. Ecco, faccio una piccola premessa che abbiamo rimandato, infatti siamo un po' lunghi, abbiamo rimandato l'esposizione alla discussione della relazione annuale perché avevamo preferito
farlo in presenza. Purtroppo la situazione legata al Covid ci ha subito costretti a ritornare in modalità videoconferenza, per cui a questo punto, vista anche l'evoluzione della malattia, ci adeguiamo a questa modalità. La relazione è stata allegata alla convocazione del Consiglio, quindi mi limiterò ad esporne solo alcuni passaggi. Ecco. Giusto così per inquadrare la relazione, sostanzialmente, come avete potuto vedere, è strutturata in tre parti. Nella prima parte, così come avevo fatto nella relazione del 2018, ho riportato due citazioni che mi sono sembrate interessanti e poi alcuni riferimenti normativi che spero possano servire a dare spunti di riflessione su quanto può essere importante la cittadinanza attiva e la collaborazione tra cittadini e ente pubblico. Poi c'è la seconda parte dedicata alle attività che sono state svolte nel corso del 2019, realizzata sulla base dei dati fatti pervenire dagli uffici comunali competenti. E poi infine ci sono alcune considerazioni, programmi futuri, auspici. Ecco, nella premessa, come vi dicevo, ho riportato due citazioni tratte dalla guida alla cittadinanza attiva di Antonia Battaglia, Luciano Manna e Daniela Marescotti, che a mio avviso illustrano molto bene uno dei principi fondamentali della cittadinanza attiva, la sovranità popolare sancito dall'articolo 1 della Costituzione, che insieme all'articolo 118, che stabilisce i principi della partecipazione e della sussidiarietà, di cui avevo fatto tra l'altro cenno nella relazione dello scorso anno, rappresentano i due pilastri normativi della cittadinanza attiva. E ogni cittadino, attraverso questo strumento, può in qualche modo affermare il principio della sovranità popolare, diventando protagonista, partecipando attivamente alla vita amministrativa. Vista invece dalla parte delle istituzioni, tenendo conto delle difficoltà sempre crescenti di garantire tutti i servizi e tutti i diritti, c'è l'opportunità appunto di vedere i cittadini sempre più come una risorsa e non più come una semplice utenza. È importante sottolineare però che il cittadino attivo non è chiamato a supplire a mancanze dell'amministrazione né a sostituirvisi, ma collabora con essa per una più proficua gestione dei beni comuni nell'interesse generale. Ecco, i cittadini mettono a disposizione competenze, idee, esperienza, l'amministrazione favorisce e sostiene le iniziative promosse dai cittadini. Passando a quello che riguarda la partecipazione, l'adesione alle attività scelte nel 2019 le ho descritte nella relazione sulla base dei dati forniti dagli uffici competenti. Ecco, brevemente abbiamo avuto la partecipazione di 2 associazioni e 4 singoli cittadini. Una collaborazione ha riguardato il settore servizi alla persona ed è stata svolta presso il Museo Valtellinese di Storia e Arte. Le altre 5 hanno riguardato il settore servizi tecnici. Gli uffici comunali hanno seguito lo svolgimento di ogni singola attività e hanno relazionato, devo dire, dettagliatamente le attività svolte, e questo ci ha permesso di riscontrare eventuali criticità e di raccogliere suggerimenti che potremo utilizzare per intervenire in maniera più mirata, per migliorare i patti di collaborazione in corso e per rendere quanto più efficace e agevole possibile lo svolgimento delle attività previste dal regolamento e magari eventualmente di aggiungerne altre. Il 2019 è stato il 4° anno di vita del regolamento. Come dico nella relazione, 4 anni sembrano tanti, ma considerando che ci troviamo di fronte ad un processo che rappresenta un vero cambiamento sociale, devono essere considerati, a mio avviso, un normale periodo di sperimentazione. Si tratta, insomma, la cittadinanza attiva, l'amministrazione condivisa è una innovazione molto complessa, per cui solo sulla scorta dell'esperienza maturata, dei risultati ottenuti, dei mutamenti dei bisogni sociali, potremo implementare le iniziative più idonee per sensibilizzare i cittadini e favorire l'attivazione di nuovi patti di collaborazione.
In questo senso, due iniziative potrebbero contribuire a una migliore e più ampia partecipazione al servizio di cittadinanza attiva. Un tema fondamentale è sicuramente l'informazione e la formazione. Informare e formare i cittadini per portarli a conoscenza della potenzialità del regolamento in merito alla partecipazione alla vita amministrativa. Perché una cittadinanza informata e istruita sarà più capace di individuare e proporre iniziative finalizzate alla manutenzione e alla cura della cosa pubblica. In alcuni comuni sono stati avviati progetti specifici per la formazione dei cittadini, delle vere e proprie scuole di cittadinanza attiva. Altro aspetto importante può essere quello di svolgere un'azione di stimolo verso le associazioni dei cittadini per individuare le necessità e attraverso meccanismi di coprogettazione studiare proposte volte a realizzare nuove forme di partecipazione che possano contribuire al miglioramento di almeno due aspetti importanti nella nostra comunità. La qualità della vita è un supporto all'amministrazione sia in termini economici che di risorse umane. Ecco, proprio a questo proposito, cioè delle iniziative che possono partire su impact dell'amministrazione, faccio un piccolo inciso relativo all'attività del 2020. Devo dire che questo che era appunto un auspicio, un obiettivo da perseguire, come riportato nella relazione del 2019, grazie a una buona collaborazione tra amministrazioni, uffici e cittadini, pur con tutti i problemi e le limitazioni legate al Covid, è partito un progetto che riguarda la cura del territorio, più in particolare delle frazioni, che sta dando una buona adesione e risultanti più che soddisfacenti. Chiaramente vedremo tutto in dettaglio nella relazione del 2020. Sempre con l'obiettivo di dare maggiore visibilità al regolamento, abbiamo iniziato una serie di azioni che ho indicato dettagliatamente nella relazione. Ecco, le elenco velocemente, confronto con alcune associazioni e cittadini che hanno svolto il servizio, confronto con i referenti degli uffici comunali, attivato iniziative per dare maggiore conoscenza e più visibilità al servizio di cittadinanza attiva, avviato collaborazioni con enti, associazioni e cittadini per lo studio e la programmazione di nuovi servizi. Tra i temi più importanti da mettere in agenda ci dovrà essere l'ampliamento dei settori di intervento. Dobbiamo continuare sicuramente a sostenere e stimolare azioni che riguardano la cura e la manutenzione del territorio, ma ritengo sia importante promuovere iniziative anche in ambito sociale e culturale. Abbiamo incontrato diversi soggetti del nostro territorio che operano in ambito sociale, culturale, artistico e ambientale. Con alcuni di loro abbiamo già individuato qualche attività e iniziato lo studio di alcuni progetti. Purtroppo a causa della pandemia abbiamo dovuto sospendere tutto. Speriamo di ricominciare quanto prima, anche perché in tutti abbiamo riscontrato molto interesse e tanta voglia di collaborazione con l'amministrazione comunale. Il progetto più ambizioso per il futuro è indubbiamente trovare forme di collaborazione con la scuola. Abbiamo anche qui cominciato a studiare iniziative e progetti da proporre che possano favorire l'incontro tra giovani ed istituzioni. Come ho riportato nella relazione, dai rapporti annuali di Lapsus e da progetti presentati in altri comuni, sono stati avviati ed hanno ottenuto ottimi risultati patti di collaborazione rivolti a ragazze di età compresi tra i 14 e i 19 anni, finalizzati a prendersi cura dei beni comuni, avvicinarli al volontariato, promuovere eventi culturali e percorsi di alternanza scuola-lavoro sui beni comuni. Ecco, in tutto questo lavoro, che lo ricordo è stato sviluppato nel corso del secondo semestre del 2019, ed è stato soprattutto di incontri, di confronto e di studio, è stata molto importante la collaborazione e il supporto del personale degli uffici comunali competenti, a cui va il mio più sincero e sentito ringraziamento. Chiaramente il ringraziamento più grande va alle associazioni e ai cittadini che si sono impegnati nelle diverse attività. Quest'anno, per dare un segno più tangibile e concreto,
abbiamo voluto attivare una nuova iniziativa prevista dall'articolo 14 del regolamento di conferire un piccolo riconoscimento alle associazioni ai cittadini attivi. Rappresenta un piccolo segno di gratitudine da parte della città per chi ha dedicato tempo, capacità, competenze e lavoro alla nostra comunità. Si tratta di pergamene su cui è raffigurato lo stemma della città di Sondrio, realizzato appositamente da un cittadino appassionato d'arte e poi personalizzate da un altro cittadino. Ecco, proprio partendo da questi cittadini, dalle loro esperienze, dobbiamo finalizzare altre iniziative e offrire il massimo sostegno alle proposte che i cittadini e le associazioni presenteranno per realizzare insieme finalità di interesse generale. Sicuramente non sarà facile, ma io vi dico, io ci credo e continuerò a sostenere tutte le persone che sentono il desiderio di occuparsi della cosa pubblica ed hanno il piacere di mettere a disposizione della comunità le proprie conoscenze e le proprie competenze. A tale proposito, come consigliere delegato alla cittadinanza attiva, come ho detto già altre volte, non intendo limitare questo ruolo a semplice raccolta dei dati e di relatore in consiglio comunale, ma essere punto di collegamento tra amministrazione e cittadini per la promozione e la raccolta di progetti. Ecco, questa un po' in sintesi la relazione relativa al 2019. Poi dal mese di febbraio siamo stati travolti dalla pandemia e le nostre vite, diciamo, sono state completamente stravolte. Mi sembra opportuno in questa sede fare qualche considerazione rispetto alla nuova condizione che stiamo vivendo e che dovremo affrontare nei prossimi mesi, che molti addetti ai lavori definiscono di vera e propria ricostruzione, e di come il servizio di cittadinanza attiva potrebbe essere un elemento importante anche nella lotta all'emergenza sanitaria. Come ho scritto nella relazione, tra gli obiettivi che ci siamo posti per il futuro c'è quello di allargare i settori di intervento, cercando di ampliare le adesioni anche in ambito sociale. Con l'emergenza sanitaria, quello che era un proposito, un desiderio, sta diventando sempre più una necessità. Per dire quanto è importante l'aspetto sociale, anche in situazioni di emergenza, come può essere appunto l'emergenza sanitaria, prendo spunto da una considerazione fatta dal presidente di Labsus, il professor Gregorio Arena. In periodo di coronavirus si continua a parlare di distanziamento sociale. Per sconfiggere il virus non c'è assolutamente bisogno di distanziamento sociale. È necessario utilizzare il distanziamento fisico. Per vincere questa grande sfida abbiamo invece bisogno di socialità e di vicinanza sociale. Infatti, come abbiamo potuto constatare, soprattutto nella prima fase dell'emergenza, la collaborazione è l'unico modello possibile per affrontare questo tipo di situazioni. E la cittadinanza attiva può giocare un ruolo importantissimo anche nella difesa della salute e nel sostegno di soggetti più deboli. Sul nostro territorio ci sono già tante associazioni che operano e svolgono un prezioso lavoro a favore dei più fragili, ma anche nella nostra comunità, in questa come in altre emergenze, aziende, associazioni e singoli cittadini hanno supportato in maniera importante le istituzioni. Si sono moltiplicati gesti di solidarietà e donazioni per rispondere alle emergenze, realizzando una sorta di solidarietà orizzontale tra cittadini ed ente pubblico. I rapporti con i cittadini, il volontariato e gli enti del terzo settore saranno sempre più importanti e fondamentali. Soprattutto in momenti come questi, stringere le alleanze conviene a tutti. E strumenti come la cittadinanza attiva e i patti di collaborazione sono davvero un collegamento indispensabile che attraverso meccanismi di coprogettazione, tema tra l'altro trattato anche nell'articolo 55 del codice del terzo settore, potranno garantire la partecipazione di persone qualificate e al tempo stesso la certezza del raggiungimento di buoni risultati. In contesti come questi è indispensabile la condivisione di responsabilità. È fondamentale che ognuno di noi si prenda cura di se stesso e tutti insieme ci prendiamo cura della comunità. Grazie.
copie, se ci sono dentro, oppure passiamo al punto successivo, visto che l'azione è stata molto articolata. Passiamo al punto 6, grazie consigliere ancora. Tari, rendimenti, utenze non domestiche, determinazione tariffe, scadenze. Scusate, scusi presidente, ma il mio computer non risponde velocemente, vorrei chiedere la parola. Va bene, può alzare la manina che è probabilmente più veloce dell'audio. Sì, anche per i prossimi punti, così evitiamo di andare avanti. Prego, consigliere Palotti. Grazie. Sì, purtroppo era più lento il monitor che attivare il microfono, mi spiace. Allora, io ci tengo a intervenire su questo punto perché la cittadinanza attiva è stata un'esperienza che si era avviata nella scorsa amministrazione che io avevo apprezzato molto quando era stata introdotta e anch'io come... era anche stato detto da Massera, ho avuto la possibilità di partecipare per 2 anni a questa, mi ero iscritto all'albo per fare la pulizia della fontana dell'Anmil. Devo dire che come prima cosa anche ringraziare per l'impegno il consigliere Mariconda, perché così come in precedenza anche il consigliere Bettinelli è riuscito a impegnarsi in questo settore che è molto importante. Io condivido appieno le finalità e il valore di questa forma di collaborazione che rappresenta la cittadinanza attiva e per cui condivido con lui l'importanza. E anche per questo che ho scelto di chiedere di intervenire, perché per far percepire la condivisione del suo impegno. Per entrare però nella questione di come si sta sviluppando, si è sviluppata questa esperienza nel nostro comune e di come anche il consigliere Mariconda si augura che si possa espandere, vorrei dire che di fatto ci sono delle situazioni che io vorrei portare a conoscenza, ma che già il consigliere Mariconda conosce, cioè che un conto è quello che si vorrebbe fare, va bene, e un conto, al di là dei ringraziamenti agli uffici che sono doverosi, però è stato da parte mia e anche da altre persone che hanno tentato di avvicinare l'amministrazione per proporre delle attività, c'è una difficoltà e un'incapacità, non per mala volontà, ma per strutturalmente forse, però al momento il cittadino si trova quasi un muro, un muro di burocrazia che le persone fanno fatica a superare. A volte il consigliere che si occupa di questo cerca di favorire, aiuta chi si propone e smussa un po' a volte queste cose, spiega, fa conoscere, però se un cittadino non si presenta e fa una proposta e gli si fa fronte subito una serie di difficoltà, di burocrazia che è necessario anche seguire, alcuni si ritirano. Un mio amico ha fatto questo, voleva fare una pulizia di un sentiero, è andato per dire, però naturalmente questa persona trovava difficoltà a dover comunicare per tempo che il tal giorno avrebbe fatto l'intervento e per cui senza questa comunicazione lui non avrebbe potuto fare gli interventi. Ha detto: ma se io devo stare lì a fare tutte queste cose poi non lo faccio. E vabbè, però questa è una situazione di una persona che magari anche un po' vorrebbe estrema libertà.
Io però porto il mio esempio, che invece è un esempio di una persona che ha cercato, se ti ricordi Marie Konda, ho dato la disponibilità l'anno scorso quando abbiamo parlato della pulizia della fontana, e io ho detto io sono ancora disponibile, puoi dirlo agli uffici che sono disponibile e lo vorrei fare, mi riscrivo alla cittadinanza attiva, però mi piacerebbe che a fronte di un impegno ci fosse una risposta chiara, una valutazione della situazione, perché io avevo detto minimo devo sapere il mio intervento in che cosa consiste a livello economico da parte del comune, quanto è il risparmio da parte del comune. Ma se il comune non riesce neanche a quantificare quant'è il risparmio che gli faccio pervenire, quei famosi 20.000 euro che citava a forfè omnicomprensivi della pulizia di 23 fontane, fontanili e lavatoi e monumenti con acqua, allora i cittadini si impegnano in una cosa, poi tanto se a me mette sempre la stessa fattura, che non considera puntualmente quanto viene poi sgravato dai suoi interventi. Per cui io ho fatto per 2 anni una pulizia, con anche la difficoltà che certe volte arrivavo, dopo aver comunicato che sarei andato per tempo, con mail, eccetera, agli uffici, mi presento a far la pulizia e poi la mattina era stata lì la SECAM a far la pulizia. Ma allora il monumento era pulito dalla cittadinanza attiva, oppure la cittadinanza attiva è una cosa che è così difficile da coordinare? Magari perché c'era di mezzo un terzo che gestisce il bene, per cui è stato più difficoltoso. Però io, se mando una mia disponibilità al comune per fare una cosa e il comune nemmeno manda una risposta, è vero che è verbale la mia disponibilità, però di fatto se un cittadino che ha coscienza vuole provare a fare una cosa non viene più contattato, vuol dire, e io sono sicuro che è stata così, vuol dire che di fatto richiede un impegno anche da parte degli uffici del comune, che a volte non è in grado di fare, perché si è onesto o non è onesto che si chieda al comune di dire voglio sapere alla fine se veramente serve questo mio servizio oppure no, perché se io lo faccio perché almeno la fontana sarebbe stata pulita, non mi avete risposto, il comune non mi ha risposto e quindi si è proseguito senza la cittadinanza attiva, e poi dopo il monumento era sporco, allora vuol dire che non funziona molto bene né la cittadinanza attiva e nemmeno la parte di manutenzioni che dovevano essere fatte. Quindi, per concludere, perché sono anche andato abbastanza lungo, evidenziata nella relazione dove dice i cittadini mettono a disposizione competenze, idee, esperienza. L'amministrazione deve favorire e sostenere le iniziative promosse dai cittadini e attraverso la collaborazione realizzare un esempio compiuto di democrazia. Condivisibile, sono belle parole, poi di fatto la voglia di fare viene un po' castrato. Mi dispiace per l'espressione, però sono un maschio e forse capisco di più cosa vuol dire. Ho concluso. Grazie. Chiesto la parola a Marie Konda, ma magari aspettiamo se ci sono altri interventi di altri consiglieri, poi lascio la parola al consigliere. Non vedo altre richieste. Consigliere Marie Konda, prego. Vai da Volpatti. Posso andare? Sì, prego, vai. Sì, no, allora andiamo per ordine. Per quanto riguarda la partecipazione che Palotti diceva del suo amico, mi dispiace, ma purtroppo, anzi, per fortuna, bisogna dire che c'è una polizza assicurativa che il comune fa per ogni persona
che partecipa ai lavori e quindi non può andare assolutamente in autonomia. Ci sono dei vincoli da rispettare perché, come sapete, la polizza assicurativa prevede determinati parametri, determinati vincoli, quindi non è il comune che pone dei vincoli perché ha il piacere di porre dei vincoli. Tutti avremmo piacere ad avere dei cittadini liberissimi con la possibilità di poter fare qualsiasi tipo di attività, ma è proprio a garanzia sia dei cittadini che attivi, ma soprattutto anche dei terzi, che devono stare a determinate regole che sono secondo me molto semplici. Se fa una comunicazione, quel giorno io faccio quell'attività e non mi sembra assolutamente niente di così, anzi, è a tutela e garanzia sia dei cittadini, come dicevo, dei cittadini attivi che dei terzi. Questo è l'unico motivo per cui il comune richiede quando e come sarà fatto l'intervento, e per nessun altro motivo, anzi si cerca di ampliare il più possibile la possibilità. Per quanto riguarda l'affermazione di Palotti a proposito della sua iscrizione, avendolo già fatto, sa benissimo, e ce lo siamo anche detti, c'è un modulo, ci si iscrive, c'è la delegata del comune che fa l'iscrizione, regola l'assicurazione, valuta se ci sono tutti i parametri per poter partecipare a fare l'attività, dopodiché fa una lettera e dice che l'attivazione del servizio. Quindi c'è questa procedura. Io dopo il colloquio avuto con Palotti non è seguita nessuna iscrizione, e quest'anno, lo dico giusto così, siamo ormai a ottobre, abbiamo superato le 20 iscrizioni con diversi progetti sia nelle frazioni che in città, per cui abbiamo cercato di migliorare. Come ho detto nella relazione, c'è stata una serie di incontri, perché guardate, sono 6 mesi che ho potuto lavorare, di quello che si è scritto nella relazione è stato fatto nel secondo semestre, io sono stato nominato a maggio-giugno 2019. Per cui abbiamo cercato di affinare i meccanismi, e come ho sempre detto nella relazione, non è una cosa così facile, per cui pian piano si sta cercando sempre, sulla base delle esperienze, di migliorare sia la qualità dei servizi sia del sostegno da dare ai cittadini. Quest'anno sono partiti una serie di progetti, abbiamo 20 iscritti, abbiamo superato i 20 iscritti e abbiamo cercato di dare a ognuno il sostegno che è possibile dare compatibilmente con gli impegni, anche le possibilità dei dipendenti e del comune. Per quello che riguarda l'aspetto economico, mi dispiace, ma non è questo il principio, cioè proprio questo secondo me, ma questo è un mio pensiero, è l'ultimo aspetto che deve riguardare un cittadino attivo. Cioè ci sono oggetti, io faccio degli esempi, la riqualificazione del piazzale delle scuole di Ponchiera, i cittadini hanno sostituito la rete, pitturato, abbiamo fatto degli interventi nelle frazioni, manutenzione di un'altra fontana, sfalcio di sentieri, cioè ci sono dei servizi che il comune mette a disposizione materiali e offre tutto il sostegno possibile, ma l'ultimo aspetto che secondo me deve essere messo sul piatto è quello di dire: quanto ti ho fatto risparmiare? Si sa che l'obiettivo della cittadinanza attiva, come ho cercato di esprimere nella relazione, è proprio questo, cioè il cittadino è una risorsa e lo fa disinteressatamente, perché altrimenti non sarebbe cittadinanza attiva. Cioè la cittadinanza attiva presuppone proprio un lavoro, una voglia di partecipare, anche solo con idee, anche solo con un progetto, con una cosa poi da sviluppare. Ma lo fa non perché devo dire che per pulire la fontana di Via Dante risparmio 500 euro. È evidente che chi fa un servizio e non viene pagato fa risparmiare. Io non la porrei proprio assolutamente, ma questo ripeto, una mia idea, non la porrei assolutamente sotto l'aspetto economico. Il cittadino, l'associazione, guardi, l'associazione di Arquino, sono 5 anni che fanno del lavoro, se andiamo a quantificare quanto hanno fatto risparmiare, ma l'associazione Scarpatetti, che ha fatto dei lavori sul Rich e in Scarpatetti, vanno a quantificare quanto ha fatto. Bertarini, che fa il sentiero della memoria, il sentiero da Gombaro, ma secondo voi va a chiedere quanto spendo, quanto guadagna? Non lo fa, sente di farlo, ha il piacere di farlo, il comune gli dà il materiale, gli dà quello che gli può dare, ed è una cosa che va bene al cittadino attivo, va bene alla comunità
che utilizza il sentiero che vede la fontana, ma l'aspetto economico, mi dispiace Paolotti, ma io proprio lo vedo come ultima cosa. Spero di aver risposto un pochino alle obiezioni di Paolotti. E ultima cosa sulla fontana, come diceva l'assessore Massera, purtroppo ho parlato anch'io con il responsabile idrico di quando ho visto l'interrogazione con qualcuno di SECAM. E sinceramente è un intervento che per una sola persona è molto articolato, è molto difficile, diventa veramente difficile prendersi carico di un lavoro di quel tipo, perché c'è da bisogno di coordinare l'attivazione dell'acqua, le pompe, cioè non è che prende una spazzolone e vai a pulirla, c'è un intervento articolato ed è difficile, ci si può provare. Lo invito a iscriversi alla cittadinanza attiva, ne parliamo, ma compatibilmente con gli impegni e con soprattutto spirito costruttivo. Poi si può trovare una soluzione, secondo me si può fare. Ecco, questo era un po' per rispondere ad alcune cose che aveva messo sul tavolo Paolotti. Grazie. Grazie mille. Ciao Presidente, volevo fare un ringraziamento particolare a Daniele Mariconda per il suo grande impegno, ha fatto un lavoro veramente importante anche per cercare di diffondere la cultura della cittadinanza attiva che sta prendendo veramente molto piede e in pandemia potrebbe avere un valore particolare per mantenere le relazioni sicure tra le persone. Grazie. Grazie. Ho chiesto la parola sindaco. Su altri interventi. Sindaco, prego, sindaco. Sì, grazie Presidente. Io volevo ringraziare il consigliere Mariconda perché sta svolgendo un lavoro straordinario. I risultati si stanno vedendo nonostante le difficoltà del momento, veramente la sua passione sta producendo anche nei cittadini una reazione positiva, abbiamo già dei numeri veramente molto alti e i progetti che stanno venendo avanti sono interessanti, quindi io volevo davanti al Consiglio Comunale ringraziarlo sentitamente perché questa sua passione viene trasmessa ai cittadini e ciò permette di migliorare sempre più l'attività della cittadinanza attiva con progetti concreti che via via si stanno vedendo poi sul territorio. Quindi lo ringrazio veramente, lui sa di avere il supporto di tutti, penso di tutto il Consiglio Comunale, le procedure ci sono, vanno rispettate, rispondono a un regolamento che è stato fatto qualche anno fa, ma il consigliere Mariconda e tutti noi possiamo sicuramente agevolare tutte le persone che vogliono partecipare. Quindi io penso che la persona che vuole veramente dare una mano alla fine non si ferma davanti a queste difficoltà, eventualmente le manifesta al consigliere delegato che si adopererà insieme a noi per rimuoverle. Quindi io lo ringrazio veramente tanto e sono sicuro che proseguirà sempre meglio. Grazie consigliere Mariconda. Grazie, mi associo anche io, ringraziamenti del sindaco, al consigliere, invito vari consigliere a estendere il ringraziamento anche a chi ha partecipato attivamente, ai cittadini attivi e anche ai nuovi che arriveranno più avanti. Grazie ancora, passiamo. Non vedo più nessun intervento, quindi possiamo passare al punto 6, tari 2020, utenze non domestiche, determinazione tariffe, scadenze, riduzione, Covid-19. Lascio la parola all'assessore Mularini. Prego. Sì, andiamo a deliberare appunto la tari del 2020 per le utenze non domestiche con la rideterminazione delle tariffe e le scadenze a causa dei provvedimenti Covid. Allora, in fronte alla delibera vedete diciamo il prospetto
Iniziamo col dire che la scadenza viene della Tari per questo tipo di utenze è il 16 dicembre 2020. Ovviamente questa scadenza è stata fissata e le riduzioni sono state fissate non prevedendo ulteriori chiusure, blocchi. È evidente che nel caso ci fossero altri provvedimenti statali bisognerà rivedere la cosa. Diciamo che, come vedete nel prospetto, ci sono due variazioni. L'amministrazione ha inteso dare un'interpretazione estensiva, perché l'obbligatorietà della variazione era solo per la parte variabile, mentre abbiamo applicato questa riduzione anche alla parte fissa. Come vedete, ci sono tutta una serie di soggetti che beneficiano di questa agevolazione a seconda anche del periodo di chiusura. Il totale della riduzione è di 137.832 euro. Ovviamente nel caso in cui, a causa della decisione dell'ultimo DPCM di chiusura serale delle attività ristorative, invito a, se qualche ristorante che rimaneva aperto solo alla sera avesse previsto la chiusura, di comunicarlo a SUAP in modo che non gli venga imputata la Tari per il periodo di chiusura serale, ovviamente solo per i soggetti che prevedevano l'apertura solo serale. Quindi, come vi ho detto, abbiamo dato un'interpretazione estensiva applicando la riduzione anche alla parte fissa, e la scadenza è il 16/12/2020. Grazie, assessore. Se ci sono richieste di intervento, non ne vedo, quindi passiamo alla votazione. Posso, scusate? Aspetta, c'è qualcuno che parla. Che sia Angelini, prego. Sì, grazie Presidente. No, intervengo brevemente per dichiarazione di voto. Annuncio il mio voto favorevole a questa iniziativa, che ritengo complessivamente positiva, sia nella definizione delle fatte dall'autorità, mi pare di capire, delle categorie individuate, sia anche proprio nella decisione di interpretare in modo estensivo questa misura. Per cui credo che in questo momento sia la direzione giusta, almeno sia un piccolo passo per far fronte alle difficoltà del momento. Grazie. Grazie consigliere Angelini. Faccio un ultimo giro, aspetto un attimo se c'è qualche richiesta, oppure passare alla votazione. Quindi niente, passiamo alla votazione. Parto elenco Palotti, è rimasto in alto nel mio elenco. Ok. Favorevole. Favorevole. Zoia. Favorevole. Gianmarco. Favorevole. Bianchini. Favorevole. Maspes. Favorevole. Magri. Favorevole. Parolo. Favorevole. Della Cagnoletta. Non so se mi sente. Della Cagnoletta. Prova io a cercarlo. Mi sa che non mi sente. Proviamo ad andare avanti, lo recuperiamo dopo. Di Zinno. Favorevole. Mariconda. Favorevole. Rebai. Favorevole. Pestini. Favorevole.
Verando. Favorevole. Motta. Favorevole. Carabini. Favorevole. Zambon. Favorevole. Cotelli. Favorevole. Iannotti. Favorevole. Massimilla. Favorevole. Benini. Favorevole. Volpatti. Favorevole. Songini. Favorevole. Rota. Favorevole. Cattaneo. Favorevole. De Marco. Favorevole. De Curto. Favorevole. Sindaco Scaramellini. Favorevole. Angelinis. Favorevole. Aristo. Favorevole. Perfetto, Biasini, favorevole. Provo a richiamare Della Cagnoletta. Il telefono. Guarda se c'è il video. C'è qua. Prova a dargli la... riattiva il microfono. La cagnoletta. 29 presenti. Niente, non consideriamo tra i presenti, quindi la proposta di deliberazione è approvata con unanimità. All'unanimità di 29 consiglieri presenti. Passiamo al punto successivo, non la variazione del bilancio di previsione 20, 21, 22, lascio la parola ancora all'assessore Mondarini. Prego. Sì, la variazione non è ampia, ma credo di sostanza. Allora, la prima variazione che riporto è quella dell'incarico per la ricerca al Politecnico per la valorizzazione museale dell'edificio ex Banca d'Italia per 30.500 euro. Incarico che appunto verrà dato per il reperimento di diversi per la ricerca dei fondi necessari allo sviluppo del progetto a cui l'assessore Fratta ha lavorato e nel caso voleste credo dei chiarimenti nel merito credo che la persona più adatta sia l'assessore Fratta che ha lavorato alla stesura poi anche di un progetto preliminare per la realizzazione e la valorizzazione e l'eventuale valorizzazione dell'edificio della Banca d'Italia. Altra variazione importante, quest'anno credo più per sostegno agli impiantisti che poi per nella realtà, seppur simbolica, della realtà per i fruitori di 17.313 euro per lo ski pass provinciale. A mio avviso, oltre a garantire a chi vorrà andare a sciare, se sarà possibile, con tutti insieme i nostri ragazzi, anche sicuramente sarà un aiuto agli impiantisti che quest'anno sicuramente non godranno delle presenze negli anni normali hanno. Poi ci sono 50.000 euro di riduzione, come avevo detto nella precedente variazione c'era stato un errore, avevamo sopravvalutato il contributo regionale per 50.000 euro, quindi correggiamo l'errore con questa variazione. In merito poi, non so se il consigliere Veraldo poi l'aveva indicato tra i vari interventi per l'efficientamento energetico, comunque diamo un contributo con questa variazione di bilancio, diamo un contributo alla società Sondrio Regui per il rifacimento dell'impianto di illuminazione del campo per 60.000 euro e sicuramente un intervento che è volto al risparmio energetico.
Poi sempre una variazione, ci sono 33.300 euro per il rifacimento degli impianti elettrici del campo 6 del tennis club. Vengono indicati poi 33.598 euro per la sistemazione della ciclostazione, che è un contributo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Altra variazione importante, sempre non per l'importo, sicuramente poco, ma per il merito, è il progetto di aggiornamento della palestra Merizzi per 25.376 euro. E credo basta, ecco, queste sono le variazioni esposte all'interno della variazione di bilancio. Grazie assessore. Ci sono richieste di intervento, vedo la richiesta del consigliere Palotti. Prego. Grazie. Una domanda riguardante all'inizio delle variazioni, c'è un importo considerevole di meno 160.000 euro tassa sui rifiuti tari. Cioè io da quello che ho intuito significa che si prevede un minore incasso da parte appunto dei cittadini e delle aziende. Ma e quindi se c'è un minore incasso, però questo è in pratica controbilanciato da una previsione di spesa inferiore, nel senso che SECAM ha comunicato che presenterà una minore richiesta di contributo, perché magari sono stati fatti minori interventi e ha avuto minori spese per la raccolta rifiuti, oppure noi con questi meno 160.000 euro di incasso poi ci troviamo con la stessa quota da pagare come comune, dico, a SECAM per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, e quindi poi dopo ci troviamo a dover prendere questi soldi da altri fondi del comune. Grazie. Ci sono altre richieste di intervento? Mattesini, presidente. Prego, Ianori. No, una considerazione riguardo all'incarico che viene dato al Politecnico per la valorizzazione dell'ex Banca d'Italia. Ecco, io trovo un po', sono rimasto anche un po' basito nel vedere l'appostamento di questo importo, non per il merito, che per carità può anche andare bene, però ecco, mi sarebbe piaciuto vederlo avendo in mano, sapendo che l'interlocuzione con Banca d'Italia per l'acquisizione dell'immobile sia a buon punto. Ecco, mi è parso di capire dalla Commissione che per adesso c'è proprio un primo approccio, almeno ho capito così dalla sessione Mularini, tant'è che parlava anche, non sapeva esattamente, non avete ancora quantificato il valore dell'immobile stesso, quindi vedere appostare una somma di 30.000 euro per un incarico per capire che cosa fa l'immobile, che non sappiamo se poi entrerà nella disponibilità del comune, ecco, mi sembra, voglio dire, non l'avrei fatto in questa fase, sinceramente. Ecco, ripeto, non entro nel merito della bontà dell'intervento, perché può avere anche un senso e una logica. O magari, ecco, magari mi sbaglio, magari nel frattempo ci sono evoluzioni in senso positivo, nel senso che ci sono delle grosse probabilità, insomma, e concrete possibilità di entrare in possesso di quell'immobile. Poi riguardo invece all'appostamento di 25.000 euro sull'aggiornamento della palestra, del progetto per la palestra Merizzi, magari se è possibile avere qualche aggiornamento riguardo ai possibili lavori che devono essere fatti in questa palestra, perché se ci sono ancora privati, come
una volta c'è stato un interessamento da parte di alcuni privati per la possibilità di riqualificarla, oppure se l'amministrazione comunale ha intenzione di procedere in maniera autonoma, come sembra, guardando anche l'appostamento a bilancio. Ecco, volevo capire se ci sono delle novità in tal senso. Grazie. Grazie consigliere, se ci sono altre richieste di intervento, chiesto la parola per la consigliere Palotti. Prego. No. No, ok. Non so se gli assessori o l'assessore hanno da rispondere. Se posso intervenire. Prego. Scusa Marcella, do solo la risposta alle due domande, poi magari. Okay, prego. Allora, per quanto riguarda i 160.000 euro, ovviamente la tassa rifiuti è una tassa che viene ribaltata totalmente sui cittadini, quindi prevediamo di avere minore entrate di 160.000 euro, ovviamente controbilanciate da o contributi statali in compensazione o minori costi. Per quanto riguarda invece, io scusatemi, purtroppo troppe volte dopo aver scontato alcune cose e le mie sintesi, scusi col consigliere Iannotti, nel senso che da qui la situazione si è evoluta anche con Banca d'Italia, che ha comunque definito un prezzo di acquisto intorno ai 2.080.000 euro. Quindi diciamo che il prezzo oggi è definito e loro sono disponibili all'acquisto. Ovviamente, come avevo detto in commissione, è un prezzo non sul valore, cioè tra virgolette comunque vincolato a una fruizione ovviamente pubblica del bene, perché la Banca d'Italia, essendo comunque seppur una società privata ma controllata dal pubblico, quindi nel caso del comune è stata disposta a scendere sotto il valore diciamo di mercato, comunque sul valore che riteneva più congruo. Ecco, volevo dare questi due chiarimenti perché mi sembrava corretto. Poi ecco, nel merito credo che sul progetto l'assessore Fratta sia la più adatta a rispondere. Grazie, signor Monarini. Prego, assessore Fratta. Grazie, presidente. Sì, Banca d'Italia si è espressa appunto favorevolmente e ha molto apprezzato questa funzione che vorremmo attribuire a questo edificio che si affaccia sulla nostra piazza, un edificio prestigioso che merita una destinazione importante e un'edizione, che sia a disposizione dei nostri cittadini, ma non solo dei cittadini della provincia, perché in tutta la provincia non ci sarebbe un luogo di cultura di quel genere. Tanto più che la Banca d'Italia ha una grossa collezione di arte che sarebbe disponibile a dare anche in prestito, e noi abbiamo già avuto un'interlocuzione con Banca d'Italia e avevamo già stabilito per la primavera scorsa di esporre dei loro quadri. Questo progetto sarà rimandato alla prossima primavera, nella speranza che non si ripeta la situazione della primavera scorsa. Comunque insomma questa idea è stata molto apprezzata e quindi l'interlocuzione è andata avanti e siamo arrivati alla definizione di questo prezzo. Per quanto riguarda l'aspetto appunto dell'incarico che è stato dato, era estremamente importante avere un documento stilato da esperti del prestigio del professor Della Torre, perché questo appunto ci è richiesto da Regione. La Regione ha apprezzato molto questo nostro progetto ed è molto disponibile, però è chiaro che bisogna completare tutta questa richiesta con un modello di gestione che renda sostenibile la nostra idea.
e non solo Regione Lombardia ma anche Fondazione Cari, però che ripeto hanno dimostrato un atteggiamento molto favorevole nei confronti di questo progetto, però deve essere sostenuto, quindi noi ci aspettiamo da questo incarico diciamo un quadro completo in modo tale da poter presentare in maniera adeguata questa nostra idea e in modo tale che possa essere appunto apprezzata e sostenuta da Regione e da Fondazione Caripro. Grazie Assessore. Sono altri interventi? Sì, scusami Maurizio, mi sono dimenticato di rispondere a Michele sulla Merizzi, che mi aveva chiesto anche su Merizzi. Allora, per quanto riguarda l'incarico al Merizzi, oggi l'amministrazione ha in mano un progetto preliminare proprio di base. Ad oggi non è ancora arrivato sul nostro tavolo un progetto definitivo, comunque una proposta di project, anche se sembrerebbe che arriva. Nel caso non arrivasse, comunque un progetto preliminare, un incarico di questo tipo, se fosse in possesso dell'amministrazione e qualcuno presentasse un project con un progetto similare, comunque come è arrivato come per altro funzionano i project, comunque dovrebbe riconoscerci, se noi intendessimo mettere a disposizione del proponente questo progetto, dovrebbe riconoscerci il costo. Quindi diciamo che non è decaduta l'idea di aspettarci la presentazione di un project, d'altro canto stiamo valutando comunque anche di attingere ad altre risorse. Oggi abbiamo già 700.000 euro di fondi a QST e quindi diciamo si sta procedendo per poter sviluppare e portare avanti il progetto della riqualificazione del Merizzi. Grazie Assessore. Passiamo alla votazione. Quindi sulla proposta la nuova variazione di bilancio. Parto da Palotti. Astenuto. Zoia. Astenuto. Gianmarco. Favorevole. Bianchini. Favorevole. Aspes. Favorevole. Agri. Favorevole. Parolo. Favorevole. Della Cagnoletta. Favorevole. Vizzino. Astenuta. Mariconda. Favorevole. Vai. Favorevole. Testini. Favorevole. Peraldo. Favorevole. Motta. Favorevole. Ramini. Favorevole. Zamboni. Astenuto. Belli. Astenuto. Giannotti. Contro. Massimilla. Favorevole. Benini. Favorevole. Volpatio. Favorevole. Trongini. Che non si è sentito? Aria. Contraria, ok. Rota. Favorevole. Cattaneo. Favorevole. Marco. Astenuto. Curto. Astenuto. Sindaco Scarabellini.
Favorevole. Angelinis. Astenuto. Aristo. Favorevole. E Piesini, favorevole. Quindi la proposta è approvata. 20 a favore, 2 contrari. Con 20 voti favorevoli, 2 contrari. E 8 astenuti. Dobbiamo votare l'immediata esigibilità. In questo caso, con gli interventi contrari, ritengo voto unanime favorevole per l'immediata esigibilità. Voto favorevole. Passiamo al punto 8, acquisizione in proprietà dell'immobile sito di Sondrio, in sito al catastro terreni foglio 43, Bambicella 113. La parola all'assessore Mazza. Sì. Allora, con questa delibera a mio avviso andiamo a migliorare ciò che aveva previsto l'amministrazione precedente, perché come vedete dal testo della delibera ai proprietari del lotto interessato dovevano essere erogate nella convenzione precedente a titolo di valorizzazione di 4 posti auto 20.000 euro, a titolo di servitù di passaggio 935 euro, a titolo di costituzione di servitù di passaggio 21.625 euro e a titolo di indennità di occupazione 1.785, dai 1.785 presunti poi si è dovuto riconoscere di 13.818 euro. A mio avviso andiamo nettamente a migliorare ciò che è stato fatto da chi ci ha preceduto, perché senza spirito di polemica, perché magari non c'erano le condizioni, io questo non posso saperlo, perché diciamo che a fronte di, come è previsto in delibera, sono stati dati già 13.000 euro per l'occupazione e 20.000 euro per i posti che sono venuti meno. Noi diciamo che con questo provvedimento andiamo ovviamente a far rinunciare a chi è proprietario al titolo di costruzione della servitù di passaggio e al titolo di servitù di passaggio del collettore fognario per un totale di 22.560 euro. Quindi con 50.000 euro ulteriori, meno di 50.000 euro, poi vabbè, ovviamente ci sono anche le spese delle imposte, dell'atto, andiamo ad acquisire con 77.000 euro, quindi aggiungendo meno di 50.000 euro 14 posti auto che oggettivamente erano stati diventano da uso privato a uso pubblico, quindi diciamo con 50.000 euro ulteriori che potevano essere 33.000 già spesi ancora addirittura dedotti, andiamo a acquisire la proprietà di questi 14 posti auto. Come vedete ho fatto allegare le planimetrie e la vecchia convenzione, le planimetrie, ci sono tutti i documenti che ho ritenuto utile dare ai consiglieri per poter vedere, valutare poi la bontà dell'operazione. Come vedete vengono acquisiti i 14 posti auto che sono iniziati neanche nella planimetria, ma diciamo in quella Google Maps che è stato allegato per dare un inquadramento. Ecco. Grazie Assessore. Ci sono richieste per vinto. Aspetta, c'è ritardo audio. Presidente, Giannotti? Sì. Prego. Io credo che siamo favorevoli all'approvazione di questa delibera, se è un po' una continuazione di quello che avevamo avviato nella scorsa amministrazione, se ci sono delle cose che, come diceva appunto l'assessore Munarini, sono migliorative e vantaggiose per il pubblico, che ben venga, ne siamo assolutamente felici. Importante è anche secondo me avere la possibilità di acquisire, di quindi rendere pubblici i posti auto, quindi che da privati diventano pubblici,
anche se in quella zona oggettivamente molto spesso venivano utilizzati anche come parcheggi, già come parcheggi, però al di là di questo entrano nella disponibilità piena, quindi mi sembra anche vantaggioso per quanto riguarda il pubblico, quindi voteremo a favore della delibera. Grazie consigliere. Sono altre richieste, poi passiamo alla votazione. Ritorno d'audio. E passiamo alla votazione, parto da Palotti. Favorevole. Zoia. Favorevole. Gianmarco. Favorevole. Bianchini. Favorevole. Aspes. Favorevole. Agri. Favorevole. Parolo. Favorevole. Della Cagnoletta. Favorevole. Zinno. Favorevole. Riconda. Favorevole. Prevai. Favorevole. Zini. Favorevole. Geraldo. Favorevole. Motta. Favorevole. Rossi. Zambon. Favorevole. Belli. Favorevole. Giannotti. Favorevole. Cimilla. Benini. Favorevole. Corvatti. Favorevole. Longini. Favorevole. Rota. Favorevole. Cattaneo. Favorevole. Del Marco. Favorevole. Furto. Favorevole. Sindaco Scaramellini. Favorevole. Angelinis. Favorevole. Maristo. Favorevole. E Piesini favorevole. La proposta è approvata all'unanimità. Possiamo votare anche l'immediata esibibilità. Se non ci sono interventi contrari e non inteso, ritengo la votazione approvata all'unanimità. Lascio la parola un attimo al sindaco per un aggiornamento sui dati di oggi. Sì, telegrafico, sono arrivati i dati per la città di Sondrio di oggi, quindi passiamo da 53 casi positivi ieri a 73 casi positivi oggi. Ecco, questo non vuol dire che siano tutte persone positivizzate oggi, ma oggi leggiamo dei tamponi, magari anche pesi tamponi di 4-5 giorni fa. Comunque abbiamo più 20, per fortuna sempre 3 sono i ricoverati in ospedale e i contatti passano da 103 a 133, quindi un più 30 di contatti. Ecco, questo sono i dati che ho scaricato dal sito della TS, dalla prefettura, pochi istanti fa. Volevo farveli avere. Grazie. Grazie sindaco per l'aggiornamento. Passiamo al punto 9, il programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021. Secondo aggiornamento, lascio ancora la parola all'assessore. Prego. Ecco, questo diciamo è una delibera di carattere tecnico che va a allineare il regolamento con la delibera del 26 giugno inerente l'affidamento dell'asilo nido. Si era disallineati due provvedimenti appunto perché era stata fatta una delibera di slittamento
dell'affidamento e non era stato fatto la stessa cosa per il programma biennale per gli acquisti di beni e servizi. Quindi diciamo, si vanno a allineare i due provvedimenti con questo. Grazie Assessore, se ci sono richieste di intervento, arrivo mani, non sento audio di richiesta, aspetto due secondi di ragione dell'audio, oppure passiamo alla votazione. Quindi passiamo alla votazione. Palotti? Contrario. Zoia? Astenuto. Manco? Favorevole. Bianchini? Favorevole. Asper? Favorevole. Magri? Favorevole. Parolo? Favorevole. Della Pignoletta? Favorevole. Vizzino? Astenuta. Riconda? Favorevole. Prepari? Favorevole. Testini? Favorevole. Peraldo? Favorevole. Motta? Favorevole. Carabini? Favorevole. Zambon? Astenuto. Cotelli? Contraria. Iannotti? Tenuto. Massimilla. Favorevole. Benini. Favorevole. Volpatti. Favorevole. Congini. Punta. Astenuto, giusto? No. O contraria, ecco, non ho capito bene. Hai sentito? No, ho capito male, non ho capito, contraria e astenuta. Astenuta. Perfetto, grazie. Rota. Favorevole. Daniel. Favorevole. Marco. E Marco. Scusi, non l'ho sentito. Astenuto. Grazie. E Curto. Contrario. Sindaco Scarabellini. Favorevole. Angelini. Contrario. Maristo. Favorevole. Gesini favorevole. Quindi la proposta è approvata. 20 a favore, 4 contrari e 6 astenuti. Con 20 voti a favore, 4 contrari e 6 astenuti. Dobbiamo votare l'immediata esigibilità. Come prima, se non ci sono interventi contrari, ritengo votazione unanime, quindi sull'idea di seguità, votazione unanime. Abbiamo finito i punti all'ordine del giorno. Se aspettate un attimo, chiudiamo il collegamento e poi ci salutiamo tutti. Dichiaro chiusa la seduta. Intanto stiamo chiudendo.